Buongiorno a tutti, cari colleghi e cari ospiti. Oggi è il quarto seminario di aggiornamento in materia di PNRR. Abbiamo il privilegio di avere la dottoressa Sonia Cafù, che conosciamo tutti. Noi registriamo questo webinar come gli altri e poi lo pubblichiamo sul canale YouTube della Scuola di Amministrazione del Comune di Genova. Se voi googlate o andate su YouTube e cercate Scuola di Amministrazione di Genova, trovate anche le registrazioni degli incontri precedenti. Nel sito della scuola trovate la documentazione, quindi le slide che ci darà la dottoressa Cafù e altra documentazione utile che potete scaricare autonomamente. Ringrazio ancora tutti, do la parola a Francesco. Grazie Nicola, buongiorno a tutti, benvenuti, bentrovati. Siamo al quinto incontro con la dottoressa Sonia Cafù, che quindi possiamo considerare a tutti i titoli un docente strutturato della Scuola di Amministrazione del Comune di Genova e di questo la ringraziamo veramente di cuore. È un privilegio per noi. E Esatto, è un grande privilegio per per noi, me. quindi grazie veramente Sonia di cuore. Io mi limiterò a dire che vi è molta preoccupazione a livello territoriale. Ieri ero a Reggio Calabria, al comune di Reggio Calabria, lo dicevo a Sonia, e vi è grande preoccupazione per lo stato di attuazione dei progetti del PNRR. Mi limiterò a dire che vi sono problemi sull'alimentazione dei dati in Regis, vi sono problemi sull'adeguamento dei quadri economici in modo che le imprese possano lavorare in sicurezza e senza contenziosi, vi sono ritardi nell'attuazione dei cronoprogrammi e dei livelli di progettazione e vi sono ricadute organizzative sugli enti rilevanti che ancora devono essere affrontate, a mio modesto avviso, con maggiore incisività. Mi riferisco in particolare al coordinamento da parte dei vertici degli enti, di qualunque dimensione si siano, e al colloquio assolutamente fondamentale tra gli uffici tecnici e gli uffici finanziari. Questa sfida è una sfida difficile, è una sfida che dobbiamo vincere. Il DL 13, di cui Sonia Cafù parlerà senz'altro, introduce degli elementi di novità rilevante, introduce anche degli strumenti di ulteriore velocizzazione e facilitazione per far correre questo treno ad alta velocità, che è il PNRR e PNC, e quindi abbiamo bisogno di lavorare in sicurezza, però ad alta velocità. Questo è il tema fondamentale di questi giorni. Siamo d'altra parte al 9 marzo, quindi sono già passati quasi 3 mesi dell'anno 2023, che come più volte abbiamo detto è un anno chiave in tutta l'impostazione. Siamo già a 300 partecipanti. Io non aggiungo altro, ringrazio ancora di cuore Sonia Cafù e le cedo la parola immediatamente per ascoltare e prendere appunti. Grazie, grazie, grazie a tutti. Grazie, Grazie Sonia. Francesco, grazie, buongiorno a tutti e ben ritrovati tutti. Oggi, quando ho deciso cosa fare di presentazione, ho deciso di approcciare ormai in modo un po' diverso, perché dal mio osservatorio, lo dicevo a Francesco prima, inizio, sono sempre ottimista per natura io e inizio fermamente a preoccuparmi. Fermamente preoccuparmi perché, diciamo, voi siete un mondo che conosco, so come avete lavorato su alcuni fronti anche nel periodo emergenziale e sinceramente vedere dove siamo arrivati a distanza da ormai di quasi 2 anni che stiamo lavorando insieme su PNR inizia a preoccuparmi perché il tempo passa, cioè siamo a febbraio, a marzo 2023 e 2026 ormai ce l'abbiamo dietro l'angolo. Allora, condivido intanto le slide, sperando di non impicciarmi troppo.
Dovrei forse invertire lo schermo, se non sbaglio. Così dovrebbe andare meglio. Mi chiedo solo se si vede perché non riesco a iconizzare. Si Si vede come vede, prima. confermo. Ok, perfetto. Allora, come ho diviso, cioè come sto approcciando ormai al tema PNR? Perché è inutile che vi racconto cose che ci siamo già dette, di quanti soldi ci sono, chi fa che cosa. Siamo ormai arrivati a un punto in cui tutta la partita è in mano vostra, parliamoci chiaro, cioè quello che doveva essere fatto dal centro al 99% come messa a terra delle risorse è stato fatto. Quindi a valle, diciamo, di alcune attività poste in essere oggi ho deciso di fare con voi un po' un bilancio della situazione di come sono andati i manuali, in particolare del Ministero dell'Interno che abbiamo ormai pubblicato mesi e mesi fa. Quindi quelli coinvolgevano 8.000 comuni. Come stanno andando le cose a valle di una manualistica che ritenevamo, diciamo, corretta per poter permettere agli enti di operare in modo spedito sul sistema? Mi focalizzo sul sistema dei controlli. Perché mi focalizzo su quello? Perché la sto, diciamo, iniziando a seguire i controlli della Commissione europea che fa in sede di rendicontazione. Qui con noi ci sono alcuni soggetti attuatori dei piani urbani integrati, in particolare la città metropolitana di Genova, che ha seguito un po' il carteggio della prima dimostrazione delle milestone target. Quindi ritengo corretto attenzionare anche a voi cosa sta accadendo nel momento in cui la Commissione europea va a controllare e dice se una cosa è ammissibile o non è ammissibile a PNR. Quindi una grossa parte la dedicherò a tutta un'analisi che ho fatto anche per governare un po' le rendicontazioni di milestone e target che fino ad oggi erano in mano sostanzialmente ai ministeri, ma da questa mattina sono in mano vostra. Quindi abbiamo fatto un'analisi, diciamo, di dimensionale d'impatto che voglio condividere con voi e di problemi che vedo da affrontare insieme. Mi dedico una parte alle novità del DLPNR, in particolare su alcune cose che hanno impatto con voi. Voglio condividere alcuni passaggi delle audizioni che ritengo importanti da condividere, soprattutto non tanto di rappresentare, anche alcune cose di ANCI-UPI, ma soprattutto i segnali che arrivano da ANCE, dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili, con cui ho avuto l'occasione di fare un recente convegno la settimana scorsa. Di confronto anche con le imprese edili, perché io sono del parere che le facce della medaglia cioè debbano essere viste tutte per capire il problema, diciamo, da che parte sta e come è possibile risolverlo. Poi chiudo con un punto della situazione sul POI, diciamo, sia sul fondo opere indifferibili 2022 che quello 2023. Perché anche in questo caso, diciamo, o si lavora bene tutti insieme o sta macchina proprio non riusciremo a farla funzionare. Quindi a me dispiace, ma molti passaggi saranno sulle criticità. Criticità che dobbiamo necessariamente superare perché altrimenti non ne usciamo, diciamo, vincenti, né noi né voi. Allora, partiamo, diciamo, dai manuali. I manuali ve li avevo raccontati in qualche precedente incontro. Vi avevano anche raccontato che si stavano muovendo alcuni ministeri. I manuali del Ministero dell'Interno sono stati i primi manuali in via sperimentale, manuali che hanno coinvolto tre macro misure. Una prima misura in stadio molto avanzato, che era quella che ci preoccupava di più e ci preoccupa tuttora, che è quella delle piccole e medie opere. Il pacchetto di rigenerazione urbana che stava in uno stadio un pochettino intermedio e piani urbani integrati. Nella nostra testa i manuali avevano una struttura semplice che uno, se si guardava le webinar fatte sulla presentazione di manuali e i casi pratici che sono tutt'oggi disponibili, cioè uno se ha voglia anche di noleggiarsi il documento, può rivedersi il video e capire cosa deve fare. Quindi aveva, diciamo, una parte di promemoria, una parte più prettamente legata al caricamento delle informazioni a Regis, più tutta una parte 3 di obblighi di conservazione documentale, diciamo che a noi non riusciamo a vedere, dice, direttamente noi perché ci siamo focalizzati su cosa è accaduto sulla parte 2.
Poi era tutta corredata da una serie di strumenti. Vi abbiamo preparato le timesheet, vi abbiamo preparato le checklist, le attestazioni, cioè abbiamo cercato di accompagnarvi passo a passo il caricamento. Tanto per darvi quattro numeri, noi solo di piccole e medie opere su Regis ne abbiamo 30.000 CUP. 30.000 CUP ad oggi, a distanza di 4 mesi, rendiconti caricati 500. Cioè, una cosa del genere non funziona, cioè non riesco a capire se il problema è stato i manuali non sono chiari o se proprio non c'è attenzione da parte del territorio al fatto che o una volta che vengono date indicazioni puntuali, poi voi fate anche la vostra parte, se no possiamo anche migliorare, sistemare le segnalazioni che ci avete fatto, ne avete fatte tante. Ma se poi da parte vostra non c'è un ritorno, un accompagnamento, un seguire le regole dettate, il problema non lo risolviamo. Cosa abbiamo trovato nei 500 documenti che sono stati inviati? Allora, quali sono le criticità e come stiamo nuovamente tentando, diciamo, di risolverle? Il primo grosso tema è il DNSH, soprattutto per le piccole opere. Lo sapete meglio di me, sono progetti praticamente già conclusi e la cosa più facile da parte vostra è dire questi progetti non sono compliance di DNSH, non vanno bene, li ho conclusi prima che sapessi che era PNR, sta roba per me non la dichiaro come adeguata ad inserirla nel PNR. Quando abbiamo visto i primi segnali, abbiamo cercato di incontrare gli enti uno a uno. Cioè, vi dico che c'è gente che ci ha detto che non era adeguata al PNR e al DNSH per una rampa di disabili. Quindi, da parte del territorio c'è talmente tanto timore che la cosa che diventa più facile è dire questa roba me la togli di mezzo, fa niente, va bene così. Cosa che non funziona. Quando andremo a vedere cosa guarda la Commissione europea, quali sono le regole del gioco, sempre 30.000 opere le dobbiamo portare a rendicontazione. Se tutti scelgono la strada più facile da dire, ti dichiaro che non ho rispettato le regole del PNR, noi a rendicontazione portiamo zero. Quindi quel poco che è arrivato male, è arrivato non coerente ai manuali, non coerente come informazioni inserite, non coerente come documentazione trasmessa. Checklist parzialmente compilate, una serie di problemi che diciamo proprio non funziona di base neanche le cose che stiamo vedendo. Cosa abbiamo deciso di fare? Allora, sul DNSH abbiamo detto va bene, così non funziona, evidentemente per loro è troppo complicato, diciamo, prendere in mano la circolare, rileggerci le checklist, cercare di capire qual è la criticità. Abbiamo clusterizzato insieme ai colleghi dell'unità di missione tutto il mondo, almeno macro, della tipologia di interventi che avete fatto. Sulle piccole e medie opere tendenzialmente sono dalle strade, sistemazione di strade, un po' di marciapiedi, c'è qualcosa dell'efficientamento energetico. Quindi stiamo lavorando per cercare di tradurre le checklist in un linguaggio che è più vostro, che vuol dire stiamo facendo una clusterizzazione macro degli interventi, più o meno le tipologie che abbiamo riscontrato. Vi diciamo qual è la scheda e vi diciamo le parti della scheda da attenzionare, cioè le poche persone che abbiamo incontrato, una volta messa al tavolo a ragionare con la scheda davanti, hanno capito che il 99% era dichiarabile perché o non era applicabile o in alternativa la documentazione ce l'avevano a dimostrazione, solo uno sforzo che deve essere fatto a livello locale per mettere a posto, questa non so che cosa sia, per mettere a posto la parte documentale. Quindi sul DNSH stiamo lavorando per aiutarvi. Ripeto, tutto quello che vediamo e che cerchiamo di capire o provare ad aiutarvi. Poi però è un po' come i manuali, cioè noi lo possiamo anche fare, ma se poi nel territorio le cose non vengono, diciamo, sfruttate e applicate, diventa un problema. Cosa abbiamo notato? Diciamo, l'altro grosso, diciamo, problema. Ci sono alcuni problemi all'interno di Regis in senso stretto. Regis, ve l'ho già raccontato, è comunque un sistema nuovo, è un sistema che sta maturando strada facendo.
un sistema che cerchiamo di migliorare anche sulla base delle vostre segnalazioni. Condivido con voi alcune segnalazioni puntuali, diciamo, che ci hanno fatto. Allora, il primo tema è la cancellazione dei rendiconti trasmessi, cioè la cosa che abbiamo notato subito, iniziando ad affiancare il Ministero dell'Interno sui controlli della rendicontazione trasmessa, è che se un rendiconto non andava bene, banalmente non poteva essere rifiutato e riportato in elaborazione agli enti. L'altra segnalazione che mi è arrivata è: date l'opportunità anche a me, ente, di generare in bozza un rendiconto, ma rimetterci mano nel caso mi accorgessi degli errori. Quindi con i colleghi del nuovo, nel senso la struttura centrale ormai è diventato ispettorato, abbiamo, diciamo, preso nota che il rendiconto deve essere, diciamo, una modalità, non dico flessibile, ma di dialogo, cioè non deve essere aperto un ticket per annullare un rendiconto che va bene, ma deve rientrare in un processo più fluido e strutturato di rifiuto e di reinserimento del rendiconto. Quindi alcune modifiche sul rendiconto le avremo in prospettiva proprio per rendere il sistema più adeguato a controllo. Non va bene, te lo rimando, me lo rimando indietro. I problemi sono legati anche un po' all'interfaccia in evoluzione, cioè quello che voglio dire è che banalmente le modifiche che vi ho detto sul rendiconto saranno modifiche che comportano poi successivamente delle modifiche manuali. Quindi già sui manuali del Ministero dell'Interno, che erano i primi usciti, ci stiamo mettendo mano per dare indicazioni nuove alla luce delle modifiche, dare indicazioni più puntuali nel caso di richieste da parte vostra. Una per tutta era: laddove dovessi inserire delle spese che non hanno CIG, cosa metto al posto del CIG, che cosa devo mettere? Cioè, sono emerse anche per gli enti che hanno letto i manuali e hanno provato ad applicarli delle carenze del manuale che stiamo sistemando unitamente, diciamo, a tutta la partita degli indicatori. Quindi, da un lato, così come Regis e l'attività di tutti noi sarà un'attività costante e continua, almeno nell'anno 2023 di consolidamento, dall'altro abbiamo iniziato, diciamo, a rafforzare i nostri presidi territoriali. Con i nostri presidi territoriali intendo le ragionerie territoriali dello Stato, su cui sinceramente sto puntando molto anch'io, per cercare di accompagnare il più possibile gli enti. Quello che ho notato è che gli enti con cui abbiamo interfacciato, il creare gruppi di enti insieme a piccoli gruppi di 10-20 comuni, che insieme si compila una parte di leggi, se si mettono a posto le carte, è sicuramente utile. Il problema è che siete più di 8.000, cioè è impossibile a livello centrale garantire questo accompagnamento iniziale, perché io sono convinta che una volta data la sicurezza iniziale sulla compilazione delle informazioni, poi dovrebbe essere tutto più fluido. Quindi le azioni che stiamo facendo e ringrazio in particolare, diciamo, il memo che mi è stato mandato dal Comune di Genova, perché è stata anche un'occasione mia di confronto con l'ispettorato competente per capire le criticità del territorio e per fargli capire dove dobbiamo intervenire per potervi dare una mano. Quindi una delle cose che dico sempre è: uno, lavorateci, perché è veramente vergognoso, perché dico vergognoso, che dopo 4 mesi di pubblicazione manuale io ho 500 enti che hanno caricato roba. Dopo quei mesi di pubblicazione dei manuali ho gente che ha chiesto l'utenza Regis solo perché aveva bisogno dei soldi del fondo opere indifferibili. E poi vi darò anche i numeri del perché siamo in ritardo. Perché la gente chiede qualcosa non su un sistema di monitoraggio che doveva essere costante già da un anno fa, perché quello è. Cioè, questo sistema doveva essere già alimentato, almeno per i progetti in essere, non dico integralmente, ma quasi. Cioè, la gente si è preoccupata di avere un'utenza o di avere problemi di accesso a Regis quando in Regis sono state messe altre cose, ovvero i soldi del fondo opere indifferibili. Se no, prima non era un problema, quando in tutti gli incontri ho sempre detto l'importanza del monitoraggio costante, che è importante, uno, per farvi dare i soldi, e adesso apro un'altra parentesi di criticità, due, per capire noi se ci sono problemi. Guardando adesso il sistema Regis, che dovrebbe essere utile a tutti,
Un'altra grossa lamentela è: abbiamo corte dei conti, guardia finanza che ci chiede le informazioni che ci chiedono in Regis. Sì, ma se in Regis non abbiamo niente da dare a questi soggetti, è ovvio che vengono a chiederli a voi. Cioè, più lavorate bene sul sistema, più diciamo noi riusciamo ad aiutarvi, perché le informazioni le diamo noi per voi. Ma se voi da questa parte non mettete le informazioni, ovviamente tutti gli altri soggetti ve le vedono chiedere in altro modo, triplicandovi il lavoro. L'altro, diciamo, grande tema che sta emergendo con forza è il flusso finanziario. Cioè, i pochi, e sottolineo pochi, soggetti che hanno messo qualcosa all'interno del sistema, giustamente dicono: io ho bisogno la garanzia di capire i tempi dei ministeri. Non ci possono non essere dei tempi certi. Questo cosa vuol dire? Che se un ente ha inserito il rendiconto seguendo le indicazioni operative dei singoli ministeri, deve avere la garanzia che quel rendiconto venga visto entro un determinato arco temporale e che venga erogata la somma rendicontata in tempi certi in modo tale che anche gli enti possano garantirsi i flussi di cassa. Su questo fronte stiamo lavorando con i ministeri, che sono ovviamente un pochettino restii. Cioè, il Ministero dell'Interno, non per tutti, adesso poi vi faccio vedere alcuni numeri, tra lui e il Ministero dell'Istruzione è un ministero che ha una massa enorme di roba. Cioè, se 30.000 soggetti gli mandano documenti, deve avere un esercito per poterli guardare, tanto che si sta strutturando per filtrare in qualche modo la parte, diciamo, di controllo e andare in modo un pochettino più agevole anche nei flussi finanziari successivi. Cioè, di lavoro, ripeto, ce n'è tanto, sia da parte vostra sia da parte nostra, però tutto ciò che facciamo lo dobbiamo fare insieme. E l'altra grossa cosa che mi è arrivata e ancora arriva è: Regis è un problema degli uffici tecnici. Regis non è un problema degli uffici tecnici. Regis è un problema della struttura, perché in Regis ci vanno informazioni sia tecniche che contabili. Quindi o vi mettete a tavolino insieme e fate camminare insieme all'interno del vostro ente il monitoraggio e la rendicontazione, o la cosa non funziona, perché c'è una parte prettamente contabile che solo la ragioneria riesce a presidiare e a garantire in modo corretto. Quindi a me dispiace se oggi insisterò molto su alcune cose, però vi assicuro che, diciamo, da qua non si riesce proprio a governare questa situazione se sui territori non si inizia a lavorare in modo più strutturato, diciamo, e corretto. Allora, partiamo diciamo alla parte dei controlli che volevo condividere con voi. Alcune slide, le prime sono slide che già avevo condiviso, però che ci tengo a ribadire perché richiamo nuovamente, per chi non l'avesse, diciamo, già non ne avesse già preso visione, la circolare 30 del 2022 sui flussi di controllo e rendicontazione. La richiamo perché tutta la partita dei controlli è a garanzia di ciò che portiamo a rendicontazione. E più il controllo è fatto bene a monte, e mi riferisco in particolare alla fase del soggetto attuatore, più a valle c'è garanzia che eventuali campionamenti fatti dalla Commissione europea dopo tutti i filtri di controllo intermedi non ci creino problemi. Allora, controlli, diciamo, in capo a voi. I controlli in capo a voi sono quelli che avete ritrovato, diciamo, in tutte le parti, diciamo, documentali e generali che avete sottoscritto, piuttosto che nei decreti di assegnazione. L'avete visto, tutte le checklist sono legate prettamente a controlli di regolarità amministrativo contabile, controlli su tutta la fase del progetto, quindi sulle procedure selettive dell'impresa, su tutti gli atti di competenza e sulle spese. Cioè, tutto il flusso di spesa è propedeutico a garantire una parte documentale. Cioè, se voi leggete la famosa circolare 30, c'è scritto in modo chiaro, in premessa al paragrafo 5 delle indicazioni ai soggetti attuatori, che il controllo e la rendicontazione riguarderanno sia gli aspetti necessari ad assicurare il corretto conseguimento dei traguardi obiettivi, e adesso vedremo come dimostrare quello, che quelli necessari ad assicurare che la spesa sostenuta
per i progetti del PNRR sia regolare e conforme alla normativa vigente e congruente ai risultati raggiunti. Quindi i controlli sono su due livelli. I controlli sono le verifiche amministrativo-contabili, ergo le checklist che accompagnano tutte le fasi delle procedurali, e i controlli su milestone e target, ovvero qual è la parte documentale che deve essere portata a dimostrazione alla Commissione europea che abbiamo rispettato quella milestone e target. Sempre in quella sezione del paragrafo 5 si parla di quello che è l'allegato CID, ovvero le condizionalità. Anche in quel caso io da adesso in poi mi focalizzerò su cosa verificano per il rispetto di milestone e target. C'è una fase successiva, quindi già in casa l'ente dovrebbe aver fatto un check concreto di tutto ciò che sta inserendo a livello di sistema. Quella parte verrà campionata e controllata, ovviamente a campione, in alcuni casi con campioni più o meno grandi dall'amministrazione centrale titolare della misura, e successivamente ci sarà anche un campionamento del servizio centrale PNR. Cioè il flusso dei controlli è molto stringente e dovrebbe quantomeno garantire che ciò che stiamo portando alla fine a rendicontazione in commissione sia il risultato finale corretto e coerente. Quello che dico sempre è che se è vero che la commissione ci vaglia su milestone e target, è vero che tutto il corredo a dimostrazione di milestone e target, quindi procedure, atti di competenza e spese, deve essere conforme a quello che la commissione si aspetta. Allora, questo è sempre dalla circolare 30, in capo ai soggetti attuatori c'è il controllo documentale al 100% di procedure di gara, contratti e atti amministrativi, con tutti i requisiti minimi del PNR. Tutto il pacchetto dell'avanzamento dei lavori, sale, esecuzione contratti, conseguimento obiettivi, ammissibilità e regolarità della spesa e tutta la partita della performance che adesso andremo a vedere. Quindi la parte documentale a dimostrazione di queste cose è il mondo che in parte viene data indicazione di caricarlo su Regis e in parte i ministeri stanno dando indicazione, come ha fatto il Ministero dell'Interno, di tenere da parte il fascicolo documentale in modo tale che le carte siano tutte in regola nel momento in cui qualcuno vi viene a chiedere qualcosa. Su queste le lascio sempre per memoria, vado a quello che è un po', diciamo, un messaggio che non vi ho mai passato, ovvero cosa chiede la commissione quando gli andiamo a dimostrare le nostre milestone e target, raccontandovi anche cosa è successo su milestone e target di competenza dei ministeri. Diciamo, i punti chiave sono quelli in rosso. Una delle prime verifiche è la coerenza tra ciò che ho finanziato e il target che ho conseguito. Questa è una cosa che vi ho già ripetuto anche nelle lezioni precedenti. Nel momento in cui c'è un target, diciamo, quantitativo, esempio metri quadri rigenerati, scusate, posti di asilo nido attivati, il target deve essere parlante in tutta la partita documentale. Deve essere coerente in qualsiasi documento che portiamo all'interno del sistema e coerente anche a livello di rendicontazione del target all'interno dell'applicativo. Qualsiasi variazione intercorsa tra l'inizio, intendo atto di finanziamento, e il risultato finale deve essere documentata, giustificata e in qualche modo autorizzata dall'amministrazione titolare. La commissione poi autorizza gli esborsi sulla base del soddisfacente adempimento. Sì. Vado avanti. Soddisfacente adempimento vuol dire che non gli basta vedere banalmente che ho la milestone era decreto di assegnazione delle risorse. Che requisiti doveva avere quel decreto di assegnazione delle risorse? Dimostrami che quei requisiti sono stati rispettati. Vi faccio un esempio pratico, diciamo, su piani urbani integrati, che è stata una delle prime milestone che ha coinvolto in qualche modo le città metropolitane anche come dimostrazione dell'attività posta in essere, perché di fatto la selezione è arrivata dal territorio dei progetti ammessi a finanziamento.
Noi siamo ancora oggi in discussione con la Commissione europea per i progetti selezionati, se sono coerenti a quello che diceva il CID, se l'indicatore di vulnerabilità sociale e materiale è stato rispettato nella selezione dei progetti, se nella selezione dei progetti le città metropolitane hanno dato indicazioni puntuali sul DNSH e quali sono i documenti che lo comprovano. Cioè la Commissione non gli basta il pezzo di carta che dice l'ho fatto, dice l'hai fatto ma l'hai fatto bene e il bene per lei è tutto ciò che deve comprovare in modo soddisfacente la nostra milestone target. Quindi banalmente anche in cose che io reputavo semplici, e semplice era il decreto di assegnazione delle risorse, quel decreto di assegnazione deve essere soddisfacente per la Commissione, non deve essere una cosa che non ha i requisiti che la Commissione si aspetta. Cioè la Commissione su piani urbani integrati sta entrando nel merito del perché è stato fatto all'interno della città l'intervento in un'area piuttosto che un'altra, perché quella misura doveva rigenerare i territori e lei vuole essere sicura che quell'intervento selezionato raggiunga quell'obiettivo. Quindi questo perché ve lo dico? Perché quando vedremo adesso le slide dopo di cosa si aspettano quando sarete voi gli attori veri della milestone target che portiamo a rendicontazione, vuol dire che, come abbiamo fatto con le città metropolitane, che grazie a Dio sono poche, ma i numeri che vedremo dimostrano che dopo c'è un mondo intero, ci dovrà essere un'interlocuzione che ha 0 secondi per dargli le risposte, altrimenti la rata viene congelata e non ci pagano. Questo è il risultato. O non ci pagano e ci sospendono la rata, o proprio non ci pagano più perché non gli va bene le cose che sono state fatte. Quindi non è, diciamo, un rispetto ai milestone target di facciata, ma è di sostanza. E la sostanza gliela dimostriamo solo con informazioni complete e corrette e documenti completi e corretti e difendibili. Arriviamo, diciamo, all'analisi che mi sono fatta per capire quali erano i problemi che dovevamo presidiare da qui in poi. I numeri sulle milestone target generali li avete visti, sono 527 i numeri che portiamo a rendicontazione, scaglionati nel tempo, alla Commissione europea. In questa slide io cosa ho preso? Ho preso solo le milestone target europee in scadenza, quindi vedete, diciamo in scadenza per ciascuna annualità, e mi sono estratta sulla destra le milestone target delle misure degli enti locali. Le milestone target sulla destra sono nella sostanza l'intera milestone target di interesse della misura, quindi al suo interno chi deve raggiungere la milestone target può essere o un ministero o il soggetto attuatore. Ciò che abbiamo visto negli anni 21 e 22 tendenzialmente è ministero. Ciò che vedremo negli anni successivi è soggetto attuatore. Stessa analisi l'abbiamo fatta per milestone target italiane e Unione Europea. Voi sapete che il piano non ha solo una parte di performance europea, che è quella che va, diciamo, a rendicontazione, ma ha anche una parte di milestone target italiane che non comportano ovviamente una segnalazione, scusate, sanzione, ma che per noi sono un campanello d'allarme se non raggiunte, perché potrebbero essere predittive di criticità Sto secondo presso la guardia. Commissione europea. Queste, diciamo, milestone target predittive si basano sempre comunque sulle informazioni inserite su REGIS. Torniamo sempre alla prima slide di questa mattina. Cioè, se a monte noi non abbiamo le informazioni, a valle qualsiasi strumento di controllo, potere sostitutivo, qualsiasi cosa possiamo, poniamo in essere, non abbiamo le informazioni per poterla porre in essere. Ma di quante milestone target siete responsabili voi? Voi siete responsabili come soggetti attuatori di questo microgruppo di milestone target. Microgruppo perché se guardo le milestone target europee uno dice vabbè, ma non sono così tante le dimensioni del problema. Stiamo parlando di 16 tra milestone target nel 2023 piuttosto che 12 nel 2024, sembra una cosa governabile. Tenete conto che le milestone target del 2022
in capo ai soggetti autori erano mai sono i target semplici. Ho sottoscritto l'atto di adesione d'obbligo. Questo era il tenore della Milestone Target. Era una firma, era un atto di sottoscrizione. Come vediamo, dal 2023 in poi la partita gioca a un livello totalmente diverso. Quindi, per capire qual era il livello a cui si giocava, ho detto: va bene, ma gli enti locali, gli enti territoriali, alla fine dei giochi, cosa devono fare nella sostanza? Come concorrono al rispetto delle nostre Milestone Target del piano? Diciamo, abbiamo clusterizzato le tipologie di milestone target e abbiamo un primo gruppo che abbiamo categorizzato come adeguamento organizzativo. Questo è più o meno centralizzato su tutta la partita della digitalizzazione e sono milestone target che io reputo semplici. Migrazione al cloud, adesione pago PA, sono delle operazioni che dovete semplicemente dire ho aderito e dimostrare l'adesione. Quindi grossa attività sul territorio non c'è. C'è il famoso adozione atto, le due milestone target del 2022, e poi si aprono le due partite vere. Abbiamo una prima partita che è tutto il pacchetto aggiudicazione avvio lavori, quindi c'è una prima ondata di milestone target in capo a voi, che è relativa all'avvio delle opere, una fase intermedia, diciamo neanche grossa come milestone target, di stati avanzamento lavori che devono essere dimostrati, e poi abbiamo i nostri obiettivi quantitativi, i nostri famosi metri quadri generati, posti di asilo nido attivati, autobus acquistati, che tipicamente sono collegate alla fase di conclusione con laudo fornitura di beni e servizi. Quindi ho detto va bene, i mondi da governare sono fase iniziale, va tutto bene nell'intermedio, fase finale. Quando lo devono fare queste cose gli enti e chi le deve fare? Ho, diciamo, ripreso quelle milestone e target per tipologie e le ho spacchettate nel tempo. Quando avete da fare il grosso voi? La partita grossa già si era visto, che era tutta dal 2023 al 2026, ma voi avete dei picchi di attività. I picchi di attività li avete tendenzialmente nel 23, tra il primo e il secondo semestre 2023 avete tutte le milestone di avvio lavori o aggiudicazione. Questo è il macro che avete nel 2023. Il 24-25 tendenzialmente sala, e in alcuni casi addirittura per alcune cose la conclusione con laudo, e poi avete il picco nel 2026, il picco del 2026 di conclusione dell'attività e fornitura di beni. Quindi, diciamo, la sfida vera per il momento per me è il 2023, perché se tanto non passiamo il 2023 è inutile che discutiamo degli anni successivi. Già il 2023 è uno spartiacque per capire se sto piano funzionerà o non funzionerà. Com'è lo spartiacque? Allora, quali sono i numeri? C'è stata una grossa attività sui territori di partecipazione ai bandi e qui, diciamo, faccio un passaggio sulla partecipazione ai bandi. Ai bandi hanno partecipato tutti, tutti hanno tirato fuori dai cassetti qualsiasi cosa che avevano. Hanno partecipato anche dimensioni medio-piccole, vedete che anche come numerosità degli enti sotto i 5.000 stiamo parlando più del 50%, in alcuni casi il 70%, quindi vuol dire che abbiamo una mole di soggetti che hanno più opere e da qui ho tolto le piccole opere, che quelle ce le hanno tutti. Cioè, oltre all'annualità delle piccole opere, 5.700 soggetti hanno più opere del PNR da gestire. Avete visto che le date sono tutte più o meno lì. Qual è stato l'effetto del partecipo dappertutto? Perché quello è una partita che l'avete giocata tutti, è un po' come chiedere i soldi al fondo opere indifferibili. A quella partita tutti avete giocato, ma in che modo avete giocato? Tirando fuori progettualità non mature, progettualità che coi tempi del PNR stanno molto stretti. Vi dicevo che ho partecipato a questo incontro con gli imprenditori e perché ho partecipato? Diciamo, per chiedere anche loro una mano, perché la partita non è solo vostra, ma è anche loro sui territori nei prossimi mesi.
ma per cercare di capire un fenomeno che abbiamo rilevato alla fine del 2022. Noi col fondo Opere Indifferibili abbiamo tenuto monitorate in modo puntuale le gare. Già nell'ultimo semestre del 2022 noi abbiamo rilevato più di 2000 gare deserte. Il grosso delle gare nel 2023, se già nel 2022 abbiamo avuto un grosso segnale di gare deserte, abbiamo detto qual è il problema? Non abbiamo più imprese? Le imprese sono sature? Perché le imprese non partecipano ai bandi? Diciamo, dagli imprenditori che erano presenti in sala hanno rappresentato, diciamo, tre mondi. Un primo mondo è stato, guarda, quello che sta uscendo come bandi di gara sono bandi a cui è proprio impossibile accedere, ma hanno fatto alcuni esempi di soggetti attuatori che sono andati a gara con un livello progettuale minimale, con progetti datati 1990, vecchi di 20-30 anni, cioè arrivata sul mercato roba non adeguata probabilmente al mercato attuale, per la quale l'impresa non si prende neanche il rischio di partecipare. Quindi un primo tema di progetti praticamente non a un livello di progettazione tale per cui non viene garantito il buon esito del progetto, ed è stato un grosso primo tema, e quello sinceramente non mi ha stupito. Nel momento in cui è arrivata questa ondata di soldi e questa grossa partecipazione con, diciamo, un pacchetto progettuale non pronto a questa ondata di risorse, era forse immaginabile che arrivasse, diciamo, roba da appaltare non matura per un appalto. Il secondo fenomeno è che, nonostante il Fondo Opere Indifferibili MEF, di cui parlerò, viene andato prima di andare a gara, e lo ripeto, i soldi te li do per prendere il tuo quadro economico, adeguarlo alla revisione prezzi e portare a gara il quadro economico aggiornato. Gli imprenditori dicono che le gare pubblicate a fine 2022 col Fondo Opere Indifferibili in atto erano gare non aggiornate ai prezziari, quindi fuori mercato ancora una volta. Il che vuol dire che, torno a ripetere, per quanti strumenti mettiamo in atto, se poi sul territorio sanno di avere i soldi ma vanno a gara di nuovo con una gara che non è appetibile per il mercato, non ci siamo. L'altra cosa che invece mi ha, diciamo, preoccupato, che non avevo neanche considerato, perché questi due mondi, il primo lo davo, diciamo, ahimè, come sentore lo avevo, il secondo l'avevo capito dalle domande che arrivavano al fondo di opere indifferibili. La terza segnalazione che mi è arrivata dagli imprenditori è che fanno una valutazione della capacità amministrativa degli enti. Cioè, gli imprenditori hanno detto: noi conosciamo i comuni dei nostri territori, sappiamo quante cose riescono a gestire contemporaneamente, sappiamo quante ne hanno in corso. Tutto ciò che va oltre quello che per noi è la capacità amministrativa dell'ente potrebbe crearci problemi, e da lì molliamo. Quindi c'è anche, diciamo, una valutazione, diciamo, sulla capacità amministrativa degli enti di porre in essere più azioni, diciamo, sul territorio a livello di gare e opere da avviare. Questi sono i numeri. Sono i numeri di che cosa? Dei soggetti, quindi enti, che concorrono al target. Vi ho fatto l'esempio di piani urbani integrati. Noi con piani urbani integrati, quando la Commissione europea ci ha fatto delle storie su ciò che portavamo a rendicontazione, abbiamo fatto un giro di telefonate con 14 città metropolitane. Nelle prossime milestone target, i soggetti coinvolti sono questi numeri. Stiamo parlando di 3.800, in alcuni casi 6.400. Numeri che, se non puliamo e quindi accompagniamo a garanzia del risultato strada facendo, non lo recuperiamo in 24 ore quando la Commissione ci chiede dettagli ulteriori. Questi numeri, diciamo, mi hanno fatto vedere anche un'altra cosa. Ma vedete che l'ondata grossa di enti coinvolti, nella slide successiva vi farò vedere i CUP coinvolti, sono focalizzati su la nostra M2C4, ergo tradotto Ministero dell'Interno, piccole e medie opere, tutta la M4, pacchetto scuola, asili nido, palestre mense, quindi interno, istruzione, e la M5,
Di nuovo Ministero dell'Interno con rigenerazione urbana e qui abbiamo anche il Pinqua col MIT con una dimensione ridotta. Quindi questo mi fa capire che io avrò problemi con chi, con le misure che anche dal centro, cioè non solo dovrò aiutare i territori su alcune misure, ma dovrò aiutare anche il centro, in particolare interno istruzione, perché se i territori lavorano bene, a me si forma l'imbuto della macchina al centro, le cose non vanno avanti ugualmente. I numeri ovviamente peggiorano e peggiorano in modo forte con i CUP. Guardate i CUP a fine 2026, qui altro che soggetti. È vero che parli con un soggetto, ne ha due o tre, ma tutta la documentazione da mettere a posto ha numeri che in alcuni casi sfondano i 12.000. Quindi la numerosità di soggetti coinvolti da accompagnare e la sfida, cioè l'asticella della sfida. Mano a mano che andiamo avanti, si sta inesorabilmente alzando. Allora, anche altri numeri, perché adesso, data la dimensione del problema, diciamo, ci siamo già attivati, oltre con le reti S, anche con ANCI per capire come supportarli. E da chi abbiamo deciso di partire? Da chi ha più roba? Cioè, partiamo da chi ha più grado di rischio e deve essere accompagnato in modo più forte. Noi abbiamo comuni sotto 1.000 abitanti, che la metà dei comuni sotto i 1.000 abitanti alla fine del 2023 ha più di 5 obiettivi contemporanei da raggiungere. E analoga situazione ce l'ho alla fine del 2026, già i numeri lo facevano vedere. Ma qui abbiamo enti che hanno carne sul fuoco in abbondanza. Comuni tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, anche lì con una dimensione del problema medio-grande. Quindi abbiamo detto ok, dobbiamo per forza andare per ordini di priorità. La priorità diventa chi ha più roba in mano da portare a casa, che potrebbe essere un soggetto maggiormente a rischio. Quindi stiamo clusterizzando i gruppi per accompagnare mano a mano ciò che riteniamo più rischioso. Ma ora la domanda vera è come la controllo io il raggiungimento degli obiettivi da parte dei soggetti adottatori? Vi ho detto che nel manuale della gestione controllo c'è il richiamo al famoso Annex CID. Cosa dice la Commissione europea? Che prima ancora di andare a vedere la milestone target, quindi focalizzarci su ciò che porta a rendicontazione, i progetti devono avere dei prerequisiti per essere portate a rendicontazione, cioè prima ancora di verificare la milestone target per poter dire guardiamo se lo portiamo a rendicontazione, la prima verifica è: ha il DNSH rispettato? DNSH corredo, è tutto corretto? Sì, no. Se già no è quello, diventa un problema che neanche mi porto avanti. C'è il tema dell'obiettivo climatico che per voi Vedreste no, vedere è anche tu. tradotto, diciamo, in un modichettino più snello, questa è una cosa più in capo alle amministrazioni titolari. Verifiche di alcune cose basilari, doppio finanziamento, questa spero che non sia troppo difficile, e gli obblighi di comunicazione e informazione, quindi la trasparenza di tutta la parte documentale. Tutto questo mondo rientra tra le informazioni che mettete o dovreste mettere, perché che le avete messe sono ben pochi, all'interno del sistema informativo REGIS. Questo mondo, ripeto, avete visto i numeri che vi ho fatto vedere, sono numeri che preoccuperebbero anche la persona più ottimistica del mondo, che se non iniziamo a pulirci e siamo, ripeto, già a marzo, metà marzo 2023, adesso non riusciamo a portarli a rendicontazione. Allora, a fine 2023, giusto per prendere le cose un po' più semplici, per farvi capire cos'è il CID e cosa contiene il CID. Per le piccole e medie opere noi portiamo, diciamo, ci siamo impegnati con la Commissione europea a portare a conclusione 7.500 opere piccole alla fine del 2023 e 30.000 opere, 30.000, al primo trimestre 2026. Delle medie opere sono 1.000 e 5.000.
Entrambi i gruppi hanno due requisiti. Le piccole opere, un requisito con la Commissione europea del 30% all'efficientamento energetico. Ricordo che voi su questo fronte avete come vincolo il 50%, che per noi è un cuscinetto di rischio che ci teniamo, e 40% sulle medie opere del dissesto idrogeologico. Allora, cosa vuole la documenta come documentazione? Qui è completare, quindi il target è completare l'opera. Cosa dice il CID? Il CID famigerato, qual è la prova documentale da portare per tutte le nostre 30.000-5.000 opere a corredo del pagamento della Commissione europea? Abbiamo per ciascuna opera il certificato di collaudo. Il dettaglio che dimostra la conformità del principio di NSH, la nostra famigerata checklist, delle relazioni, che queste sono relazioni centrali, comprovanti il 30% dell'efficientamento energetico e il 40% del dissesto idrogeologico, a cui aggiungo, sempre a livello centrale, e sempre ricordo la dimensione del problema, la relazione indipendente di un ingegnere che attesta la coerenza dei progetti alle finalità delle misure del CID. Questo vuol dire che non gli basta la commissione vedere che voi avete la prova documentale che dobbiamo portare a tutto questo mondo. E, ripeto, più è pulito da parte vostra, più mano a mano si riesce a mettere nel portafoglio da portare a rendicontazione i documenti. Altri esempi. Rigenerazione urbana ha diciamo tre tappe, che sono le tappe tipiche che vi ho fatto vedere, quindi l'aggiudicazione da parte dei comuni, 300 comuni, i SAL pagati e i metri quadri rigenerati, con un completamento, diciamo, aggiudicazione, SAL pagati e metri quadri rigenerati sono milestone e target italiani. Quindi su questo non c'è un CID di verifica e ovviamente la verifica da parte nostra sarà più leggera. Questi li vediamo da sistema, le informazioni sull'aggiudicazione ce le date, i SAL pagati li vediamo e come notate sono tutti propedeutici a garantire il risultato alla Commissione, ovvero i 300 comuni che hanno completato la rigenerazione. Anche qui, essendo a completamento di qualcosa, le prove documentali saranno il certificato di collaudo, il nostro rispetto ancora del DNSH, in questo caso di nuovo la relazione dell'ingegnere indipendente. Quindi tutti questi passaggi, che analoga situazione li abbiamo anche su piani organo integrati, perché li dico? Perché per voi il CID diventa importante per focalizzarvi quantomeno sulle prove documentali di vostro interesse, e tipicamente le prove documentali di vostro interesse sono certificati di collaudo e la conformità di NSH. Tutto ciò che è relazione indipendente, eccetera, eccetera, è una cosa che resta più in capo ai ministeri, che si stanno organizzando per accompagnare la relazione finale, diciamo, a corredo. Mi chiedo scusa, devo bere un goccio d'acqua. Allora, data la situazione, come vi dicevo, noi diciamo come ragioneria, i colleghi dell'Ispettorato PNR hanno già, diciamo, avviato e stanno rafforzando in qualche modo l'attività con le RTS. La stanno rafforzando perché, ripeto, io la vedo anche come una cosa un pochettino strategica, l'attività delle RTS sul territorio, perché quello che vi ho raccontato che facciamo noi con gruppi di enti, loro potrebbero farlo in modo più agevole e voi potreste avere un'interfaccia anche di aiuto più diretta. Quindi abbiamo chiarito alle RTS che il loro ruolo chiave è praticamente legato al supporto che vi posso notare in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione. Quindi dovrebbero essere per voi un'interfaccia facile, un po' di quello che vi racconto, quindi una traduzione più pratico-operativa di quello che io vi racconto, sempre a livello piuttosto alto, anche perché non c'è moltissimo tempo. Abbiamo detto alle RTS di attivarsi un po' come facciamo noi, quindi creando gruppi, rafforzando, diciamo, anche la collaborazione da enti, cioè se ci fosse anche gruppi di lavoro tra di voi probabilmente verrebbe più semplice tutto.
fanno alcune verifiche preliminari, in particolare per il Ministero dell'Interno gli è stato chiesto di darci una mano a guardare almeno se state caricando le cose, a sensibilizzarvi al caricamento. Vogliamo migliorare ovviamente i contenuti di Regis, che non possono rimanere ai numeri che abbiamo visto all'inizio, a distanza di 4 mesi dall'uscita dei manuali. Cioè, qui c'è da mettersi in testa che il monitoraggio deve essere non giornaliero, ma almeno settimanale. Cioè, ogni settimana, se c'è un avanzamento significativo, ce lo dovete mettere dentro. Dovete mettere tutto il corredo documentale e cercare di accompagnare la misura. Le RTS al contempo, diciamo, dovrebbero darvi supporto anche su quello che vi ho raccontato, dal DNSH alle milestone e target, all'interpretazione del CID, quei chiarimenti base che a voi possono in qualche modo semplificare la vita. E lato nostro dovrebbero segnalarci tempestivamente scusate, criticità e ritardi e trasmetterci dei rapporti. Il Ministero dell'Interno sta affiancando in qualche modo questa attività delle RTS con misure specifiche da parte delle prefetture, in particolare quello che vi raccontavo, ci sono degli imbuti a livello ministeriale, cioè se le RTS si occupano di fare una prima analisi preliminare di completezza delle informazioni, quello che si aspetta al Ministero dell'Interno e delle prefetture, da parte delle prefetture, è un controllo un po' più qualitativo delle informazioni trasmesse, in modo tale che a livello ministeriale si focalizzino poi sulla parte più prettamente legata a rendiconto e a rimborsarvi di fatto le somme. Sono consapevole che il flusso da parte del Ministero dell'Interno non ha ancora preso un ritmo ordinato. Ho tantissime segnalazioni di enti che hanno caricato rendiconti e che il pagamento non va avanti, un po' perché i rendiconti caritati, come vi dicevo, sono incompleti e carenti di informazioni, un po' perché il Ministero dell'Interno non è ancora riuscito a strutturarsi in modo strutturato per poter avviare l'iter corretto dei flussi finanziari. Con tutti i ministeri ho già segnalato due problemi, anzi li ho segnalati all'ispettorato del PNR, perché stanno emergendo due grosse esigenze. La prima esigenza è di liquidità iniziale, cioè il 10% non sempre è sufficiente. Già a normativa vigente, di fatto, un ente può, diciamo, chiedere risorse aggiuntive oltre il 10% per motivate esigenze. E come, diciamo, mi è capitato di dire anche a persone che ho sentito, tra le motivate esigenze c'è uno per tutti, l'anticipo 20% obbligatorio, 30% se richiesto, da dare alle imprese. Quella è una motivata richiesta per farti dare in anticipo liquidità. Tutti i flussi dopo, anche da circolare dell'ispettorato competente, sono circolari che dicono che voi dovete prima pagare e poi rendicontare. Con una liquidità un po' maggiore in acconto, probabilmente è un flusso costante di rendicontazione, questo potrebbe funzionare per garantirvi una liquidità a una condizione, che il rendiconto, se fatto bene, una volta arrivato al Ministero, abbia dei tempi ben certi. Quello, diciamo, che ho chiesto è cercare di imporre ai ministeri una tempistica di riscontro. Quindi, dopo che ho fatto qualcosa, che ho mandato il rendiconto e l'hai fatto, entro X giorni mi devi garantire il flusso di ritorno della cassa. Questo in modo chiaro, che possa essere anche differenziato dai ministeri, però per voi potrebbe essere una garanzia in qualche modo di gestione della liquidità. E ancora, torno a ripetere, il Regis non può essere solo un problema di uffici tecnici, è anche un problema di ragioneria. Cioè, tutta questa partita deve essere fatta a tavolino insieme per gestire tutte le facce della medaglia. Da un lato rendicontazione verso noi, ma anche gestione all'interno dell'ente del tutto. Allora, quali sono, diciamo, le novità del decreto PNR? Allora, non l'ho messo tutto, ne ho messe solo alcune parti che ritengo, diciamo, opportuno attenzionare. Ovviamente è noto a tutti che c'è stato un cambio di governo e è stata rivista con il decreto PNR del 2023 un po' la governance
È stata molto centralizzata a Palazzo Chigi tutta la partita più prettamente politica, quindi anche di interfaccia in qualche modo con la Commissione europea, attraverso una struttura, diciamo, molto forte che accoglierà non solo, il PNR in senso stretto, ma ha già in mano, in fase di organizzazione, tutta la partita del REPowerEU che è in avvenire, ha tutta la partita dei fondi europei, quindi una gestione, diciamo, unica e centralizzata di più risorse, anche per garantire, diciamo, coerenza alla programmazione e una strategia, diciamo, anche più a 360 gradi della ricaduta delle risorse sul territorio. Qual è stato l'impatto in ragioneria? Voi sapevate che prima questo ruolo, diciamo, anche di interfaccia con la Commissione era della struttura centrale PNR, che era all'interno della Ragioneria Generale dello Stato. La struttura resta, si è trasformata in un ispettorato al pari degli altri ispettorati che abbiamo all'interno di Ragioneria. È un ispettorato a cui restano in capo di fatto nella sostanza tutti i compiti. Cosa intendo dire? Tutta la partita della gestione del sistema di monitoraggio, regole del gioco su rendicontazione e controllo, questa è tutta una partita che resta in mano al MEF con una forte sinergia con Palazzo Chigi, forse più forte di prima, che Palazzo Chigi prima aveva solo ed esclusivamente un ruolo prettamente politico e invece adesso va in profondità anche sulla parte tecnica. Resta l'unità di missione, che quella non è stata toccata dal decreto, unità di missione all'interno del MEF, che vi ricordo si occupa di due partite fondamentali, tutta la partita del BNSH, infatti è con loro che stiamo facendo un po' tutto l'accompagnamento, e anche tutta la partita degli indicatori comuni e target, altrettanto importante per la Commissione. Allora, altri articoli di vostro interesse. Parto con l'articolo 5. L'articolo 5 è, diciamo, rubricato disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione del PNR. E tocca alcune tematiche di trasparenza dati, ma ci sono due punti. Il comma 5 che tocca il tema CIG ordinario, quindi no smart CIG sostanzialmente, con dei termini obbligatori di rispetto, e il comma 6, ovvero garanzia del CUP sulla tracciabilità dei pagamenti, specificando che tale obbligo non si applica per istanze di concessione di incentivi presentate entro una certa data. Quindi viene rafforzato in qualche modo due strumenti chiave per noi. Il CIG, perché se lavorate bene sul fronte ANAC, voi vi trovate un sacco di roba precompilata e corretta sul sistema REGIS. Analogamente il CUP sulla spesa. Se lavorate bene sugli ordinativi di pagamento, metà lavoro, l'altro pagamenti viene fatto. Quindi il mettere alcuni paletti rigidi per noi era fondamentale per garantire un'alimentazione costante che ci è mancata fino ad oggi. Resta fermo, quello è ovvio, che per tutto ciò che è pregresso all'entrata in vigore, ma l'abbiamo scritto anche nei manuali, tutto ciò che era nato ante il PNR, possono essere garantiti in qualche modo con gli atti di riconducibilità che portano a dimostrazione e a collocamento del nostro progetto il tutto. L'articolo 6 tocca il tema gestione finanziaria. L'articolo 6 in particolare serve per garantire in anticipazione i flussi della legislazione vigente che sono sul bilancio dello Stato. Il PNR ha due grosse fonti di finanziamento. Alcune nascono dal bilancio statale. Un esempio, ritorno sulle nostre piccole e medie opere, ma anche a rigenerazione urbana, ha stanziamenti sul bilancio dello Stato. Ciò che è nativo PNR è invece sul fondo di rotazione. I due strumenti sono un po' diversi perché ciò che è ancora allocato all'interno del bilancio dello Stato, pur essendo rientrato nel decreto PNR, ha degli stanziamenti di bilancio pluriennale. E ci siamo detti, se il territorio
inizia a correre come auspichiamo, dobbiamo in qualche modo garantirci lo strumento di accelerare le risorse a bilancio dello Stato, sostanzialmente anticipare le annualità sulle successive per garantire dei flussi di cassa corretti. Questo è quello di cui si occupa l'articolo 6. Quindi noi abbiamo sulla gestione finanziaria una, diciamo, legislazione vigente che permette un acconto del 10 incrementato per motivate esigenze che già dovrebbe funzionare. Su questo punto ho chiesto solo di, diciamo, dare un input a tutti i ministeri in modo tale che se qualche ente ne fa richiesta ne sia garantita. Più, diciamo, un'esigenza più da bilancio dello Stato e da fondo di rotazione per garantire comunque anche per tutte quelle progettualità che non sono state ricomprese all'interno, cioè che sono entrate nel PNR ma allocate all'interno del bilancio dello Stato, di garantirgli la stessa fluidità che hanno quelle allocate sul fondo di rotazione. L'articolo 14 parla di semplificazione e affidamento dei contratti. Su questo punto soprattutto ANCI ha chiesto un'ulteriore semplificazione per poter accelerare e mettere a terra più velocemente le cose, ma è una cosa che vi invito ad attenzionare. Mi soffermo sull'articolo 24 perché dopo tanta trepidante attesa è stato sciolto il nodo dei ribassi d'asta sull'edilizia scolastica. Quindi è stata data formalmente l'apertura ad un utilizzo dei ribassi d'asta per, diciamo, il mondo revisione prezzi, anche questo da leggere sempre un po' con le pinze, perché alcune cose non potrei essere, però quantomeno il Ministero dell'Istruzione si è messo al principio, ha posto la norma che gli serviva per poter garantire in qualche modo, diciamo, la sua gestione interna anche con Corte dei Conti, perché non credete, anche noi abbiamo tutto un mondo di controllo che ci controlla e in particolare il Ministero dell'Istruzione aveva anche dei suoi problemi interni, sia sull'Ufficio Centrale di Bilancio che con la Corte dei Conti, quindi necessariamente doveva aspettarsi una norma per poter sbloccare la situazione. L'altra, diciamo, novità che vi attenzione è l'articolo 30, per chi avesse fatto domanda. L'articolo 30 è il comma 139 del Ministero dell'Interno, ergo le medie opere, quelle che l'anno 2021 è entrato nel PNR, l'anno 2022 no. L'anno 2023, il cui decreto non è ancora uscito, non era ancora uscito perché si aspettava al Ministero dell'Interno questa norma. Noi abbiamo visto grosse criticità in quei numeri dei progetti finanziati ai fini della rendicontazione alla Commissione europea. E il Ministero dell'Interno ha valutato l'opportunità di prendersi il pacchetto del triennio di risorse 23, 24, 25 per fare, diciamo, nascere le opere che andrà a finanziare già come PNR. Quindi ormai la norma è stata pubblicata, il decreto nel giro di qualche settimana di assegnazione delle risorse sarà pubblicato, ma questo vuol dire che chi ha fatto domanda pensando di essere legislazione nazionale ora è finito nel PNR. E da un lato, diciamo, consumando le risorse 23, 24 e 25, il che tradotto vuol dire che il prossimo bando se ne parlerà nel 26, anche perché, visti i numeri che vi ho fatto vedere, penso che per voi ci sia, diciamo, talmente tanta carne al fuoco nei prossimi anni che sicuramente non vi serve la legislazione nazionale. Allora, cosa hanno detto? Mi sono letta del decreto PNR le audizioni sia di ANCI UPI che diciamo di ANCE. Allora, magari le avete già lette anche voi, io mi soffermo su due cose. ANCI, diciamo, ribadiva un pochettino la necessità di rafforzare tutta la partita dei poteri sostitutivi, ricordava nuovamente, soprattutto cioè di tutto il mondo delle audizioni, molto è tornato sul tema fondo opere indifferibili e fondo MIT sulla revisione prezzi che stanno gestendo. Lato ANCE è stata ribadita l'esigenza di garantire, diciamo, tutta, anche per il Pinqua, che erano opere, accordi Invitalia, ante 18 maggio, l'accesso al fondo opere indifferibili. Sul tema accesso fondo opere indifferibili MEF non c'è solo il tema Pinqua, rimasto in sospeso, ma due altri grossi temi, che sono lo scorrimento di rigenerazione urbana e degli scorrimenti per le palestre e le scuole dell'istruzione che sono stati finanziati con risorse nazionali. E
per i quali, diciamo, stiamo cercando di porre a valutazione politica una soluzione per entrambi. Quindi non scrivete, lo sappiamo, sappiamo che è un problema e sappiamo che è un problema che vogliamo affrontare. Ed è un problema che affronteremo all'interno di questo decreto, se ci riusciamo. Anci solleva un problema del personale a livello comunale, quindi la garanzia di poter in qualche modo stabilizzare. Avete visto che all'interno del decreto PNR c'è una stabilizzazione per le persone a supporto dei ministeri, viene di fatto, diciamo, richiesto di garantire la stessa struttura, quindi un'assunzione anche per personale a tempo determinato assunto a livello locale. E poi rinvenisce la necessità di accelerare, quindi innalzare la soglia per affidamento diretto per accelerare un po' le procedure. Lato, diciamo, UPI, una cosa che viene rappresentata e sentita, al di là sempre del rafforzamento della capacità amministrativa, che è un tema che torna in tutte le due audizioni, c'è, diciamo, due grossi temi. Un tema di controllo e monitoraggio degli interventi, quindi un supporto più forte a livello locale per il monitoraggio e la rendicontazione e in qualche modo un'interfaccia unica di accompagnamento al piano. Questa è una cosa che fin dall'inizio viene ribadita dalle vostre rappresentanze, il non dover rincorrere tutti i ministeri, ma avere un punto di contatto unico che possa in qualche modo facilitare la situazione. Sul fondo, diciamo, ANCI al contrario ha, diciamo, segnalato due cose, il tema gare deserte di cui vi ho già parlato, ma era, diciamo, quello che ha scritto di fatto quello che vi ho raccontato prima nel momento di confronto col convegno, e il tema, diciamo, critico del mancato funzionamento del fondo MIT. ANCI mi ha fatto vedere dei numeri che ha presentato e sono numeri che, diciamo, come MEF dobbiamo stare zitti perché anche noi siamo un po' in ritardo, però sicuramente non con i ritardi del fondo MIT. Allora, vedo che stanno arrivando anche un po' di domande, quindi adesso io vado, diciamo, a parlare del fondo opere indifferibili in modo tale da, diciamo, darvi un attimo il punto della situazione e non che voglia giustificarvi, ma farvi anche capire come mai abbiamo un po' rallentato con la chiusura di tutto. Allora, parto dal 2022. Nel 2022 voi avete, diciamo, noi avevamo due mondi, il mondo della procedura cosiddetta semplificata, ovvero l'allegato 1 del DPCM, e il mondo della procedura ordinaria. Per entrambi questi mondi erano previste delle verifiche ex post. I requisiti per l'accesso al fondo, vi ricordo, erano due. Il primo requisito dell'accesso al fondo era: ti chiedo i soldi perché mi servono per l'adeguamento prezzi del mio quadro economico per andare a gara, al netto, diciamo, delle risorse che posso avere disponibili sia come regolazione quadro economico, sia, diciamo, come altri progetti già conclusi. Primo requisito. Quindi i soldi che mi dovevate chiedere erano per opere che andavano a gara col quadro economico aggiornato, altrimenti non è questo il mondo, cioè l'esigenza qui è adeguo il mio quadro economico e vado a gara con i soldi che mi stai dando. Secondo requisito, gare avviate tra il 18 maggio e il 31 dicembre 2022. Per la procedura ordinaria avevamo chiesto la verifica ex post, verifica ex post in cui l'ente locale doveva entrare in procedura, darci il CID dell'avvio dell'opera, darci eventuali risparmi, validarla e siamo a posto. Che problemi abbiamo avuto? Arriviamo alla scheda diversi. Il primo problema è che abbiamo avuto un blocco ANAC tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023. Quindi noi nel mese di gennaio abbiamo avuto un tema di enti che si sono trovati bloccati ad accedere ad ANAC negli ultimi 2 giorni dell'anno e ANAC che ha bloccato i flussi informativi dei CIG a ragioneria. Quindi banalmente gli enti non riuscivano a vederli per il caricamento delle verifiche ex post all'interno di Regis. Questo flusso di recupero è durato fino al 20 di gennaio. Al 20 di gennaio, recuperati tutti i flussi ANAC, abbiamo detto: va bene, facciamo il punto della situazione. Recupero.
potenzialmente beneficiari delle risorse, perché vi ricordo che nell'anno 2022 non sapevamo gli enti che avevano poi deciso di andare a gara aderito alla procedura ordinaria, cioè l'avremmo visto con la verifica ex post. Vediamo quanti enti ci hanno scritto e di tutti i CUP che potenzialmente potevano scriverci, se per qualsiasi ragione abbiamo dei CUP con CIG lavori che non ci hanno caricato i dati. Questo cosa vuol dire? Che abbiamo un rincorso dopo che i prussiani, che erano corretti, abbiamo bussato le porte degli enti dicendo: guarda, tu non hai mai fatto la verifica ex post nei termini previsti dalla circolare. Vedo che è un CIG lavori. Sei sicuro che non ti sei dimenticato? Proporzione di chi ha rispettato la circolare e di chi abbiamo dovuto ricorrere. La metà degli enti ha fatto quello che ha detto la circolare. Metà degli enti l'abbiamo dovuta rincorrere e stiamo parlando di un migliaio di enti. Quindi perdi tempo anche a rincorrere, a fa un favore agli enti, anche perché il decreto, una volta che lo facciamo, ormai, cioè, diventa il decreto definitivo. Quindi lato procedura semplificata, ripeto, qui stiamo parlando di soldi. L'attenzione non c'è neanche, perché qui è veramente poca attenzione amministrativa a quello che viene fatto. Cioè, noi siamo dovuti andare a bussare alle porte agli enti per ricordargli un adempimento previsto dal circolare che prevedeva l'erogazione definitiva delle risorse per le quali probabilmente gli enti si erano già messi in bilancio e sono andati a gara. Qui torniamo al rapporto ragioneria uffici tecnici. Sulla procedura ordinaria, la verifica l'abbiamo fatta noi. Ripeto, una volta assestati i flussi dei CIG-ANAC, e com'è andata la situazione? La situazione non è andata benissimo. Come al solito, noi abbiamo tanta gente che corre a chiedere soldi, ma poi nella sostanza non rispetta le regole per, diciamo, garantirsi in modo definitivo i soldi. Vi do allora il decreto dove sta della procedura 2022. Il decreto della procedura 2022 è stato ormai una settimana abbondante fa firmato dal Ragioniere Generale dello Stato, che sancisce in via definitiva le assegnazioni 2022, e è alla Corte dei Conti e all'Ufficio Centrale di Bilancio, ripeto, perché anche noi abbiamo dei controlli. Questo decreto cosa ha fotografato? Noi l'anno scorso, per il fondo, anno 2022, per il fondo opere indifferibili avevamo 8 miliardi e 4. Alla fine dei giochi, diciamo, rispetto per quanto riguarda la procedura ordinaria, sono stati 5 miliardi di opere che sono andate a gara, e non è poco, e la procedura semplificata 1 miliardo. Quindi noi abbiamo una grossa fettina di risorse 2022 che, grazie a Dio, abbiamo avanzato e che ci porteremo nel 2023 per gestire in modo fluido e corretto il nostro 2023. Nel 2022 avevo già toccato il tema delle gare deserte, abbiamo rilevato un grosso fenomeno di gare deserte. In prima battuta abbiamo detto: noi facciamo riaccedere al fondo. Quando abbiamo capito il fenomeno che abbiamo davanti, abbiamo detto: va bene, tenetevi i soldi, andate nuovamente a gara nel 2023. In tal senso abbiamo pubblicato una specifica PAC all'interno di area RGS che vi invito a vedere. Il nostro decreto 2022, che vedrete, diciamo, pubblicato, cosa ci va a dire? Va a fare i due allegati di assegnazione definitiva, il che, tradotto a livello pratico operativo, chi non è ricompreso in questi allegati non ha di gli è decaduto di fatto il diritto alla preassegnazione, perché non è stato un ente per il quale sono stati verificati i requisiti, così come previsto da norma e da vari circolari e decreti attuativi. E viene data anche un'altra informazione. Questa è una domanda che arriva spesso: quando ci aggiornate i sistemi di monitoraggio? Scusate, sono stata senza voce una settimana e non ho ancora recuperato del tutto. Allora, nel decreto viene chiarito che noi, sistema di monitoraggio, che sia REGIS lato PNR, che sia MOP lato PNC, lo adeguiamo quando l'assegnazione per noi diventa definitiva. L'assegnazione per noi diventa definitiva nel momento in cui usciamo con i decreti di assegnazione definitiva, che per l'anno 2022 questo è in corso di pubblicazione.
Cosa andremo a fare direttamente noi a Regis? Incrementeremo l'importo complessivo dell'opera dell'importo pari al fondo opere indifferibili dato in questo decreto e nella tendina dei cofinanziamenti dell'opera verrà inserita una voce fondo opere indifferibili con l'integrazione data per il fondo opere indifferibili. L'altra domanda che mi fate sul 2022, oltre a questa, è: a me non bastano ancora più i soldi che mi hai dato nel 22. Sono andata a gara, ho il giorno nuovo preziario aggiornato di nuovo, ho necessità di ulteriori risorse. L'accesso al fondo per indifferibili è uno, è unico, o in un anno o nell'altro. Gli enti beneficiari delle risorse dell'anno 2022 non potranno accedere all'annualità 2023. Come vi ho detto, rispetto agli enti precedentemente beneficiari delle risorse, per noi precedentemente beneficiari erano chi era rientrato nella procedura ordinaria e poi non è andato a gara, ovvero chi era entrato nel modulo di rimodulazione confermando che andava a gara, chiedendo ulteriori risorse e poi non c'è andato, gli inadempienti, ovvero quelli che non hanno rispettato le regole del gioco, possono accedere al fondo 2023, ma accedono solo alla procedura ordinaria in coda a tutte le altre priorità. Così come previsto dalla norma, in modo espresso per la procedura ordinaria, è mutuato anche per la procedura della preassegnazione 2022. Cosa ha comportato questo sulla procedura 2023? Tra il blocco ANAC, l'impossibilità di avere in tempo reale e costante le verifiche ex post, ergo i nostri enti che neanche si sono, diciamo, compilati i moduli per garantirsi l'assegnazione definitiva, noi ci siamo trovati ad aprire la procedura 2023 con delle grosse incognite. Quindi cosa abbiamo fatto? La procedura 2023 della preassegnazione ha previsto in norma una preassegnazione secca del 10%. In norma era previsto che le amministrazioni, diciamo, pubblicassero i potenziali beneficiari entro i 20 giorni gli enti confermassero la preassegnazione. A qui noi è esploso un casino per due ragioni. Primo, non avevamo chiari i CUP del 2022 per tutte le ragioni che vi ho raccontato. Quindi la prima scelta è stata: rendiamo visibili tutti i CUP e poi se c'è qualcosa del 22 la eliminiamo strada facendo quando abbiamo chiuso la procedura 2022. Cosa che abbiamo fatto. Non tutte le amministrazioni finanziatrici hanno rispettato il termine del 10 gennaio. Ognuno ha pubblicato più o meno quando ha voluto. Terzo grosso fenomeno, anzi preponderante, è che il 20° giorno, ergo tra il 29 e il 30 gennaio, vi siete svegliati tutti e vi siete svegliati tutti per dire: non ho l'utenza Regis per fare domanda di accesso al fondo, ho l'utenza ma non vedo il CUP. Quindi stranamente a quel punto Regis e il suo accesso per accedere a chiedere i soldi è diventato importante. Quindi noi abbiamo dovuto fare che cosa? Abbiamo detto, ci sono ministeri che hanno pubblicato in ritardo, enti che non riescono a cedere e per il circuito della profilazione delle utenze non riusciremo a farlo in un giro di poco. Pubblichiamo una FAQ dicendo, chi non riesce a cedere per motivi tecnici o per profilazione o d'utenza, mandi per favore una PEC. Risultato, i 2/3 degli enti che stiamo inserendo nel fondo 2023 hanno mandato una mail o una PEC, perché il Regis non sono riusciti a entrare. Quindi io adesso non lo ribadisco più perché, diciamo, l'avevo già detto forse dal primo incontro. Per la procedura ordinaria e la procedura del secondo semestre, perché questo era il primo semestre, non accetteremo più niente che non è in procedura. Quindi tutto ciò che è profilazione, CUP visibili, vanno gestiti fin da subito perché non lasceremo, cioè per noi è diventata una cosa che vi assicuro surreale, surreale perché ci sono arrivate migliaia di mail, un po' sono arrivate a noi, un po' sono arrivate ai ministeri, va a capire chi ha che cosa. Quindi noi abbiamo passato praticamente tutto il mese di febbraio e diciamo ieri sera abbiamo mandato gli elenchi per noi definitivi alle amministrazioni, andando a verificare che avevate scritto
che avevamo recuperato tutto, perché avevamo scritto, scrive a fondo per indifferibile beni ordinaria, chi ha mandato la PEC, chi ha scritto al ministro, chi ha scritto al capo di gabinetto, ci è arrivata da qualsiasi parte la roba. Quindi il sistema per noi diventerà l'unico strumento per interfacciare con voi. Non accetteremo più nulla perché siamo rimaste in tre persone, veramente vi assicuro, a fare questo lavoro di sbobinatura di roba che c'era in giro solo ed esclusivamente perché dopo quasi più di un anno e mezzo che il sistema è aperto, che in teoria un ente che aveva dentro in CUP doveva già iniziare a fare qualcosa, la gente mi scrive perché mi dice che non è abilitata. Questo è stato il 90% del nostro problema. In alcuni casi, diciamo in modo rilevante, su due ministeri che sono i soliti, Ministero dell'Istruzione che ha mandato sì CUP, ma non c'era un utente che sia uno abilitato in quei CUP, e il Ministero dell'Interno, che nonostante ha il 90% di progetti in essere caricati su Regis ormai da quasi un anno e mezzo, la gente ancora non c'era entrata. Quindi a che punto siamo col 2023? Che è l'altra domanda che mi fate tutti. Cioè, questo era per farvi capire che non è che sia stati qui ad aspettare che cascasse. Cioè, noi siamo stati qui a mettere a posto pezzi di carta arrivati a mezzo mondo per evitare che, pubblicato il decreto, cosa che intanto accadrà uguale, qualcuno mi venga a dire, guarda, no, io ti avevo mandato una mail, l'ho mandata a Tizio perché non mi hai messo, quindi per limitare il rischio di esclusione. Questo lavoro, ripeto, è finito e siamo ormai alle verifiche finali. Il ragioniere firma veloce, quindi ipotizzo che lo firmerà entro venerdì. Sempre gli organi di controllo abbiamo, quindi io spero, anche sensibilizzandovi, che si diano una mossa. Che pulizia abbiamo fatto? Cioè, della verità io ho chiesto anche a Sogei, che vedo adesso appena finisco con voi, di rendervi visibile, quantomeno il CUP, di non farvelo vedere nello stato inviato, ma nel momento in cui l'autorizza l'amministrazione, banalmente mandiamo la firma al decreto, lo vedete autorizzato, almeno avete comunque una traccia che la cosa è andata avanti. Abbiamo dovuto escludere dalle richieste che avete, i pochi che hanno inserito in Regis, tutti quelli che hanno inserito in Regis ma erano già beneficiari nel 22 sono stati, diciamo, rifiutati e cancellati nel 23. Quelli che nel 22 avevano avuto accesso o a procedura ordinaria o, diciamo, erano andati nella semplificata confermando che andavano a gara, ma non ci sono andati, anche questi li abbiamo presi e li abbiamo esclusi perché potranno accedere solo all'ordinaria in coda a tutti gli altri. Fatto questo, il decreto ve l'ho detto, adesso vi dico che la procedura ordinaria del primo semestre, perché io vi ricordo, diciamo che tutto è diviso in semestri, dovrebbe essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di oggi, il decreto di cui vi parlo adesso. È un decreto che non vi spariglia molto le carte rispetto al passato, nel senso che la struttura logica è quella un po' del DPCM, sono solo state specificate alcune cose, anche alla luce dell'esperienza maturata in questi anni. Il decreto va a disciplinare 5 punti: la tempistica di avvio della procedura, quindi quali sono i tempi, la disciplina sia per il primo sia per il secondo semestre, quali sono i requisiti per l'accesso Aspetta, perché alla procedura non ci ordinaria, sente più? gli interventi ammissibili dell'ordine di priorità, quali sono i termini e modalità di presentazione delle domande, ma ripeto, non cambiamo molto rispetto all'anno scorso, già stiamo faticosamente cercando di farvi entrare nel ritmo, e quali sono le verifiche proposte per la famosa preassegnazione primo semestre 2023, dove voi farete un primo step di conferma, ma poi anche lì andiamo a vedere che siete andati a gara, ovviamente, perché non per noi l'assegnazione definitiva avviene solo in quel momento. Allora, quando è avviata la procedura ordinaria? La procedura ordinaria è avviata dal quinto giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, tenendo conto della preassegnazione del primo semestre. Quindi, se, come vi ho detto, tutto va bene e verrà pubblicata oggi, il quinto giorno successivo è ragionevole ipotizzare che noi il 16 marzo apriremo la procedura. Nel secondo semestre abbiamo previsto una data fissa. Io vi ricordo che l'accesso per il primo semestre, così come è avvenuto per la preassegnazione,
deve avvenire solo per le opere che andranno a gara nel primo semestre. Ricordo anche che chi ha avuto accesso alla preassegnazione ERCOM ha accettato il 10%, per noi è come se avesse detto e dichiarato che a lui il 10% bastava, di conseguenza non potrà accedere alla procedura ordinaria. Quindi in procedura ordinaria ci vanno tutti i CUP che non hanno avuto accesso al FOI 2022, non hanno avuto accesso alla preassegnazione 2023. Gli altri accedono all'ordinaria del primo semestre, se vanno a gara nel secondo semestre ricominciano il giro. Il secondo semestre la finestra si aprirà il 16 giugno 2023, quindi nel decreto c'è una data fissa. L'articolo 4 del decreto disciplina i requisiti di accesso al fondo. Quindi nell'articolo 4 c'è scritto il perimetro di chi può accedere. Le opere devono presentare un fabbisogno emergente netto determinato come stabilito del decreto e ripeto, l'operazione che si fa col fondo MEF è ho un quadro economico ante aggiornamento dei prezziari. Applico i prezziari, la differenza quanto mi costa, quanto riesco a gestirla all'interno del mio quadro economico, quanto al contrario devo chiedere l'accesso al fondo. Visto che dall'analisi dell'anno scorso, grosse rimodulazioni e sforzi del quadro economico non ci sono state, quest'anno è stata messa all'interno del decreto una riduzione imposta della voce, diciamo, imprevisti del quadro economico, che non può essere inferiore al 30%, che comunque, diciamo, un ente può anche dire, guarda, il 30 non ce la faccio, motivarlo e l'amministrazione titolare può validare anche, diciamo, misure inferiori. Cioè, quello che voglio dire è che è uno sforzo lo dovete fare anche voi. Non è possibile che noi andiamo a integrare tutto. Quindi c'è uno sforzo richiesto un po' di più a voi anche di revisione ragionata del quadro economico e intervenire laddove è possibile. Radio Stubasio. Scusatemi tanto, ma quindi questi punti fondamentali ve li ho lasciati anche in questa slide, quello che vi ho detto. Quindi i punti di attenzione rispetto all'anno scorso è che c'è la novità vera. Abbiamo in qualche modo posto un vincolo anche di concorso vostro all'esigenza del fondo opere indifferibili. L'ordine delle priorità è simile all'anno scorso, quindi le opere finanziate in tutto e in parte con le risorse previste dal PNRR, e qui per ritornare un po' al tema rigenerazione urbana, c'è un decreto chiaro che dice cos'è finanziato con PNRR, che sia debito o fondo perduto. Lo scorrimento di rigenerazione urbana piuttosto che lo scorrimento delle scuole e delle palestre, pur essendo, diciamo, gli enti soggetti a tutti gli obblighi del PNRR, non sono in senso stretto opere finanziate dal PNRR. Torno a sottolineare che la richiesta sta arrivando in modo forte perché, per come è strutturata adesso la norma, gli enti potrebbero accedere solo nel secondo semestre in coda alle altre priorità, ed è la lettera E del comma 375 della norma. Gli enti hanno un atto di adesione d'obbligo che prevede l'aggiudicazione al 30 luglio, quindi tecnicamente per loro sarebbe ininfluente l'accesso al secondo semestre perché arriva troppo tardi. Ripeto, adesso apriamo la procedura, l'attenzione politica, perché qui diventa non tanto tecnica, perché tecnicamente possiamo solo sottoporre alla politica le differenze che ci sono tra le due cose, quindi la valutazione resterà solo ed esclusivamente politica se inserirla a livello degli altri PNR, metterli dopo PNR e PNC, però è un'attenzione molto alta da parte della politica e sta, diciamo, arrivando in modo molto forte anche in ragioneria. Quindi sia per rigenerazione urbana sia per Pinqua è ragionevole ipotizzare un intervento già in conversione nel decreto PNR di cui ho parlato prima. Le domande, abbiamo scisso un po' in due monti, quindi sempre 20 giorni per gli enti, quindi se apriamo 16 ipotizziamo 20 giorni successivi per la chiusura, dopodiché abbiamo dato il tempo per amministrazioni titolari per validare e diciamo le informazioni trasmesse da parte degli enti.
Mentre per il primo semestre abbiamo legato i termini alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non avendo certezza dei termini, tutta la procedura del secondo semestre ha dei termini fissi già disciplinati dal decreto. Sulla modalità di presentazione, delle domande sarà una modalità molto simile all'anno scorso, quindi gli articoli 6, 7 e 8 di fatto vanno a declinarvi gli elementi essenziali. La grossa novità che c'è è che vogliamo il quadro economico iniziale e il quadro economico che andrà a gara. Visto che nel 22 non è stato chiaro che questi soldi servivano per adeguare il quadro economico, qui ve lo facciamo mettere in domanda per farvi capire che c'è un quadro economico iniziale, c'è uno finale, la differenza me la chiedi dopo tutte le rimodulazioni. Quindi anche la domanda che verrà presentata con la procedura ordinaria dovrebbe essere una domanda che aiuta in qualche modo gli enti a capire che questo fondo opera indifferibile è un'integrazione che va al quadro economico per andare a gara con il prezziario aggiornato. Quindi è un po' più spinta la richiesta sui quadri economici proprio per farvi, cioè, da un lato verificare noi che andate a fare correttamente la domanda per le cose corrette, perché diciamo ho sentito diversi soggetti che hanno fatto domande e poi sono andate a gara senza l'aggiornamento del prezziario, cosa che non doveva essere fatta. Per la graduatoria, fermo restando l'ordine di priorità che vi ho detto, comanderà prima di tutto quando andrete a gara e torno a ripetere, la data che mettete prevista di gara deve essere una data che poi viene rispettata, perché il mancato rispetto di questo ha delle conseguenze e in subordine, laddove avessimo dei pari merito, l'ordine è cronologico della presentazione dell'istanza da parte vostra. Quindi è chi prima va a gara e chi prima ha fatto domanda di accesso al fondo. Allora, verificate le istanze, le amministrazioni titolari valideranno, come fatto l'anno scorso, l'istanza e ci sarà un decreto del Ragioniere Generale dello Stato che sancisce in via definitiva i CUP. Viene disciplinato in modo chiaro per tutti quelli che avranno accesso al FOI 2023 come gestire le gare deserte. Non fosse altro che una cosa che potrebbe essere molto rilevante nell'anno 2023. Il decreto poi è completo di che cosa? È completo della procedura ex post che non l'abbiamo messa più in circolare, ma direttamente nel decreto della preassegnazione, che sarà molto simile a quella di quest'anno. Quindi vi chiediamo di costantemente aggiornare mano a mano che andate a gara le informazioni, perché se riuscissimo a fare nel 2023 più decreti, a voi si congela definitivamente l'assegnazione in modo più veloce. Ricordo, diciamo, due cose e poi magari guardiamo un po' di domande che ho visto arrivare un po' di roba negli ultimi 15 minuti. Anzi, più che ricordo, per favore, chi non è ancora profilato su Regis, lo facesse in questi giorni, scrivesse all'amministrazione titolare compilando il template e cercasse di abilitarsi in Regis ed è una prima richiesta. In ogni caso, per problematiche relative a CUP, non visualizzavi Regis. Dovete contattare in prima battuta l'amministrazione finanziatrice, ma vi suggerisco anche di aprire il ticket all'assistenza tecnica Regis. L'assistenza tecnica è prettamente per problemi tecnici, banalmente abbiamo ancora enti che si cancellano involontariamente le domande, quindi per riportare in lavorazione le domande per il non vedo un CUP, quella potete scrivere assistenza, per le profilazioni è prettamente l'amministrazione finanziatrice. E restano ovviamente le due caselle istituzionali, qui sia quella di assistenza tecnica vera e propria, sia quella del fondo opere indifferibili, a cui dico che c'è un pochettino di arretrato, non molto, almeno lato PNR, e ci stiamo, diciamo, lavorando per riallinearci su le domande per rigenerazione urbana e piccola, talvolta non rispondiamo perché stiamo un po' aspettando che si assesti la situazione in via definitiva. E adesso guarderei i quesiti. Io non so, Francesco, se tu hai iniziato a guardarli. Scusate, nel frattempo mi bevo un goccino. Ah, ho visto che ne sono arrivati molti, ti ho seguito, quindi non li ho letti, però vedo che ci sono problematiche diverse, si merita vederli un momento, sì.
Volevo dire, tanto che tu ti organizzi con le già, che il Ministero dell'Interno sta cercando anche di rafforzare, diciamo, il supporto delle prefetture, cercando di fare delle azioni di rafforzamento anche di informazione sui dirigenti delle prefetture perché possano supportare i piccoli e medi comuni e le amministrazioni locali in genere. In attuazione del protocollo tra le prefetture e le ragionerie territoriali. Quindi questo è un lavoro che nelle prossime settimane verrà fatto da parte delle prefetture. Scusi, è possibile fare una domanda alla dottoressa Caffu? Sì, prego. Salve, buongiorno. Una richiesta di informazioni rispetto alla necessità operativa che abbiamo per quanto riguarda i SAL, quindi i pagamenti dei SAL. Perché c'è, diciamo, una differenza di impostazione tra Ministero dell'Istruzione che permetterà, diciamo, con i fondi degli asili nido e delle scuole dell'infanzia di rendicontare le spese maturate, quindi non quelle effettivamente sostenute, a differenza del Ministero dell'Interno che si paga e si chiede il rimborso. Però il sistema Regis non consente di caricare, diciamo, documentazione di spese maturate se non mettiamo i mandati di pagamento. Quindi questo è il problema. Corretto, Vorrei lo confermo. sottolineare perché siamo impossibilitati, o meglio, saremo da qui a qualche mese impossibilitati ad operare in tal senso. Quindi vi chiedo conferma se effettivamente c'è un problema serio di come dire, tecnico di Regis che non è, diciamo, strutturato ed implementato per rispondere ad esigenze diverse di amministrazioni centrali diverse, perché questo è un problema che già è serio. Secondo, la difficoltà, lei sottolineava prima che abbiamo solo 500 rendiconti su 30.000 CUP. Io ho fatto il rendiconto il 30 di novembre, non è stato ancora controllato, non so se ho sbagliato, se devo portare correzioni o quant'altro. Terzo problema, su stessi CUP, sempre di piccole opere, abbiamo utilizzato le economie che chiaramente abbiamo potuto utilizzare con un nuovo CUP a seguito dei collaudi. I CUP, tra virgolette, delle economie non sono presenti in Regis, quindi ho bloccato i rendiconti delle piccole opere perché non ho avuto risposta dal Ministero se devo rendicontare. Anche il CUP delle economie, vado molto semplifico molto, nel CUP diciamo originario, oppure devo fare un secondo rendiconto anche per il CUP delle economie. Quindi per quale motivo non posso nemmeno completare le operazioni di rendiconto sulle opere già concluse? E poi lei dice una cosa sacrosanta quando, diciamo, in qualche modo ci bacchetta sul fatto che siamo poco operativi. Ma l'operatività di un piccolo ente però è determinata anche dal fatto che i poveri uffici tecnici sono senza personale. Io sono assunto a tempo determinato, sono l'unico che si occupa nel comune di Regis, do una mano all'ufficio tecnico che ha 10 progetti sulle spalle, a parte quelli vecchi. Io fra poco praticamente, e sono l'unico che opera su Regis, forse vado via dal comune perché sono vincitore di un altro concorso a tempo indeterminato. Quindi i piccoli comuni si troveranno con il personale come me formato che va via perché non ha certezza di rimanere. Quindi questo è un altro aspetto che riguarda la capacità amministrativa. E però, diciamo, la critica al piccolo comune va bene, al piccolo, medio, grande che sia, in generale alle strutture tecniche. Però, diciamo, un esame di coscienza se lo dovrebbero fare pure i ministeri a livello centrale. E soprattutto quando si parla di ritardi, il decreto nuovo che è stato di febbraio, il DL13, questo rallenterà ancora di più l'attuazione del PNRR. Quindi va bene, sì, noi siamo impreparati, siamo in ritardo, ci mettiamo il massimo impegno, diciamo, la grinta della dottoressa Caffu e la determinazione. Anche qui a livello locale, diciamo periferico, proviamo a mettercela anche noi. E
Però, diciamo, se poi a livello, diciamo, governativo in corso d'opera cambiano le regole, è chiaro che questo ritarda tutto. E poi se il ministro Fitto ci dice che addirittura vuole mettere in discussione l'accordo di partenariato con i fondi coesione dell'anno che è stato approvato a luglio del 2022, ditemi voi se riusciremo a completare anche le opere del fondo coesione, cioè voglio dire, un esame diciamo complessivo andrebbe fatto a livello diciamo di governo, a livello nostro noi ci siamo consapevoli delle difficoltà e dei problemi, poi è chiaro che in un piccolo comune chi ha la possibilità di fare un asilo nido nuovo, una scuola nuova, ben vengano queste risorse, noi ci mettiamo il massimo impegno, ringraziamo il Ministero e l'Europa per averci dato queste risorse, però ci deve mettere anche nella condizione di operare in modo responsabile, soprattutto nella quotidianità e nei problemi pratici che secondo me abbiamo tutti i comuni, dal piccolo a quello più grande, anche all'area metropolitana. Volevo semplicemente dire questo e avere, diciamo, risposta rispetto a queste piccole, ma per noi determinanti problematiche che verifichiamo quotidianamente. Grazie. Allora, io dico velocemente due cose. Per istruzione provo, diciamo, a sentirli, a capire bene cosa sta accadendo, perché loro sono un po' indietro con l'indicazione, probabilmente alcune cose, dunque, mi riservo di sentire istruzione. Sul tema piccole opere, Ministero dell'Interno, io avevo suggerito ormai qualche mese fa, noi abbiamo diciamo, un problema grosso lì. Il Ministero dell'Interno ha dato la possibilità di usare le economie dei progetti più vecchi dicendo dal 2022 in poi non le o 2023 non le puoi più usare. Avevo chiesto tramite un applicativo di fare una mappatura dei CUP perché noi ancora ad oggi non abbiamo una situazione complessiva dei CUP sulle piccole opere, un quadro chiaro della situazione. Hanno fatto una mappatura, ho saputo con l'RTS che non ha portato a buon fine e ho un appuntamento sul tema piccole opere anche per chiarire questa parte dell'utilizzo economia e quadro generale della situazione e come lo devo rendicontare domani. Quindi sulle piccole opere temo che verrà chiesto uno sforzo aggiuntivo per darci il punto di situazione generale di nuovo. Parto, diciamo, con le domande e arrivo dove posso. Allora, il fondo opere indifferibili è fondo statale e non è fondo PNRR, quindi sono fondi Stato a cofinanziamento. Al pari, faccio un esempio di alcuni casi di cofinanziamenti che avete su progetti, faccio per dire la progettazione che ha cofinanziato progetti poi finanziati col PNRR. I manuali dell'istruzione li abbiamo visti ormai 2 settimane fa, ma visto che devo sentirla per le indicazioni che mi ha dato il collega, chiedo a che punto stanno quei manuali di istruzione. L'istruzione vi ha detto che si ispirerà molto al Ministero dell'Interno, tranne per alcune specificità sue, ma non li ho ancora visti. Quindi so che sono usciti, e non ve l'ho detto durante il corso, domani il Ministero della Cultura fa una webinar sui suoi manuali che non ha preso spunto dal Ministero dell'Interno, ma ha deciso di fare un clip video, lo fa sui borghi, lo fa dedicato agli enti beneficiari, cultura è un po' più avanti rispetto agli altri. Ho presidenza del Consiglio, sia Protezione Civile che affari regionali che però ha poca roba che si sta ispirando ai manuali del Ministero dell'Interno. È uscito qualcosa sul MITE, transizione ecologica, e sto ancora un po' rincorrendo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Adesso, appena finisco questa ondata del Fondo per Indifferibili, l'impegno che mi voglio prendere è riallinearmi su tutti i manuali, a che punto sono e obbligarli a fare una sezione dedicata all'interno del portale Italia Domani ai manuali applicativi, in modo tale che anche voi non li andate a cercare sui siti di tutti i ministeri. Allora, ancora i CUP che non si vedono in Regis. Tipicamente i CUP in Regis ci sono, è un problema di profilazione, quindi quando non vedete il CUP, il problema è che, allora, per come hanno impostato adesso il sistema fino a ieri, poi forse hanno cambiato idea dopo alcune mie segnalazioni, un utente registrato in Regis su un CUP, tutte le volte che entra un nuovo CUP, l'utente si deve profilare al nuovo CUP che entra in Regis. Non è che quell'utente profilato all'origine
mano a mano che entrano in CUP solamente entra. Addirittura abbiamo avuto casi in cui il CUP lo vedevate nel monitoraggio, ma non lo vedevate dentro al fondo per indifferibili. I colleghi, ora, una cosa è comprensibile in strutture complesse. Ho un grosso comune, chi si occupa di digitalizzazione, chi fa opere pubbliche ci sta. Ma nel 90% dei comuni sempre una persona fa tutto quello che entra in Regis, quindi i colleghi hanno, diciamo, capito che forse è più opportuno estendere di fatto i coni di visibilità dell'utenza a tutti i CUP collegati all'ente e a tutti gli applicativi collegati a quel CUP, in modo tale che almeno il primo problema cioè banalmente io ho gente che soprattutto col mondo revisione prezzi era abilitata interno, gli è arrivata qualcosa di istruzione, chiede di istruzione, gli è arrivata cultura, chiede a cultura, cioè sempre lui era ed è impazzito a chiedere l'abilitazione. Sui rendiconti inviati a novembre, io ho diverse segnalazioni sia per Pinqua sia per ovviamente il Ministero dell'Interno. E al momento i grossi che mi arrivano come segnali sono quei due. Allora, il Ministero dell'Interno finalmente ha messo una task force di 20 persone, però i numeri li avete visti. Cioè, il problema è che abbiamo notato dai comuni che abbiamo incontrato noi che tutti dite ho messo il rendiconto, ma il rendiconto non è adeguato a quello che dice il manuale ed è un primo problema. Quando il ministero lo vede non ha la possibilità di comunicare con voi in modo spedito, banalmente rifiutarvi il rendiconto e dirvi cosa dovete modificare, e quello è un altro problema. Quindi stiamo cercando di aiutare adesso a strutturare i ministeri ed è il discorso che vi ho detto, cioè voi avete ormai la necessità di avere garanzia che una volta che rendicontate in modo corretto, di avere un flusso informativo di ritorno e di cassa costante con dei tempi diciamo costanti. Criticità nella compilazione di allegati dei manuali. Allora, l'altra cosa che torna in tutti i convegni è il Ministero dell'Interno che non risponde. Lo so. Ecco, l'altro tema che sta ritornando è sono tutti i Ministeri dell'Interno. Voi siete bloccati ancora perché quando sono stati inseriti i progetti non nativi, come li chiamo io PNR, dove era chiaro quant'era l'importo dell'opera e quant'era il finanziamento PNR, il sistema, pur di metterli dentro, ha tirato dentro le informazioni che aveva su altre banche dati. Quindi voi vi siete trovati, soprattutto sulle piccole e medie opere, dentro degli importi che non sono reali rispetto all'importo della vostra opera. Sempre nella sanatoria delle piccole opere, oltre a individuare i CUP, noi volevamo intercettare anche questo mondo. Dimmi di quel CUP, quant'è l'opera complessiva e come hai splittato il finanziamento PNR, ovvero il budget assegnato. Perché se no tutte le volte si va a spot. Mi scrive l'ente, l'importo è sbagliato, andiamo a modificarlo. L'ha detto nel corso della riunione, ancora qui, quando verrà integrato il fondo opere indifferibili su Regis, appena usciamo col decreto, facciamo noi un caricamento massivo di tutte le informazioni, adeguando anche il quadro complessivo dell'opera. Qui la domanda adesso io non so se vedono tutti, però quando uno può creare il rendiconto, quello dipende un po' da voi. Se avete bisogno di liquidità, anche a piccole spese, mano a mano mandatelo avanti. Non mandate rendiconti per 500 euro, perché se già abbiamo 6.000 CUP, il Ministero dell'Interno per ogni CUP gli arrivano 10 rendiconti, pagherà nel 2080, non ce la fa. Quindi, fin dove è possibile, il rendiconto deve essere mandato quando ha un grado di maturazione significativo. Qui dicono che il Comune ha già incassato l'importo, ha attivo il CUP in Regis, ma all'interno del manuale non viene spiegata la sezione da caricare. In questo caso non è una sezione da caricare, è un CUP che hai già riscosso tutto, hai già chiuso, lo vedi su Regis, devi completare integralmente tutto il monitoraggio e la rendicontazione, cioè devi regolarizzare ex post tutte le cose.
Allora, anche qui incentivi e tasse ANAC possono essere rendicontati, ed è un'integrazione che faremo al manuale per dirvi quali sono i giustificativi e cosa indicare nei campi che diventano obbligatori. Allora, sulle piccole opere, voi sapete che c'è un primo acconto del 50% e poi il restante 50% al collaudo. Nella sostanza, il saldo ve lo danno quando avete concluso l'opera, perché come diceva il collega all'inizio con la domanda, in regis si va al rendiconto completo del pagato. Quindi sì, di fatto dovete concluderla l'opera. Il Ministero dell'Interno su questo fronte ha ricevuto numerose segnalazioni di enti che dicono: guarda, io però non ce la faccio se mi devo pagare in anticipo anche il 50%. Quindi sta ragionando se inserire nei manuali, su richiesta dell'ente, di anticipargli la cassa e poi imporgli un rendiconto a stretto giro. Problema di Regis e utenze, lo so. Allora, tutto il Ministero dell'Istruzione dovrebbe andare su Regis. L'avevo già detto. Allora, adesso questa domanda è che ci sono importi di mandati su Regis, in alcuni casi sì, in alcuni casi no. Può essere da un lato flussi informativi e dall'altro lato non una compilazione da parte vostra corretta. Fermo restando che, ripeto, il sistema Regis sta maturando anche grazie all'esperienza che state facendo voi sul campo. Allora, allegati 2 e 4 sono da compilare con molta attenzione. Io ipotizzo che siano le checklist allegate ai manuali. Istruzioni più specifiche, cioè adesso questa è una domanda che vi faccio io. Voi avete, diciamo, necessità di capire nel momento in cui compilate la check, perché a me sembravano già piuttosto parlanti sul che cosa dovevate mettere dove, quindi non capisco. Quali sono le istruzioni più specifiche che dovremmo dare? C'è scritto esattamente qual è il documento, cosa ci devi verificare, quindi se magari ci fate capire un po' meglio, secondo voi, cosa dobbiamo chiarire, lo miglioriamo. Allora, io mi metto nei panni dei piccoli comuni, non fosse altro che abbiamo scritto noi per il Ministero dell'Interno dei manuali di 30 pagine, non 850 manuali. Io sono convinta che la cosa più efficace per voi, allora, diciamo, la cosa migliore sarebbe stata che tutti i ministeri si comportavano uguale, che almeno già risolvevamo un problema, che non è che per ogni ministero uno deve capire cosa dire all'ente che deve fare. Tolto questo che purtroppo non si è avverato, io penso che almeno per i ministeri più grossi, il problema è che siete in tanti, perché ve l'ho detto, noi abbiamo visto con alcuni territori che mettere insieme 20 comuni, solo 20, non di più perché poi diventano troppo, e fare insieme a loro due o tre progetti su Regis già gli è servito perché hanno visto i problemi che avevano gli altri, cioè ognuno un po' di problemi che poi condivide, cioè si sono creati dei gruppi che poi stanno funzionando. Io auspico che le RTS replichino in qualche modo sul territorio questa cosa che secondo me era più efficace, perché voi una volta che siete partiti con un paio di progetti poi è tutto un po' più rodato. Allora, webinar sull'uso pratico di Regis, ripeto, noi abbiamo fatto con ANCI IFE sui manuali dell'interno delle webinar dedicate ai singoli manuali, dove c'è una prima parte descrittiva del manuale e poi un comune si è messo a caricarli. Quindi le avete le webinar dedicate al caricamento? Vi invito ad andarla a vedere anche lì. Esatto. Allora, qui poi entrano molto nel dettaglio, al limite alcune cose di dettaglio, tipo IVA scritta, devo allegare F24, magari chiedo alla scuola di scremarmi le risposte, quali, diciamo, che possono essere più sostanziali da rispondere e condividerle poi tutti. Ecco, Sonia, c'è un po' questa questione del personale che molti chiedono. Vedi questa chat, possibilità di rendicontare spese dedicate al finanziamento delle posizioni organizzative sui fondi PON, le hanno
possiamo metterli anche sui PNRR e PNC? Non credo che questo No. sia possibile assolutamente, però No, volevo ti chiederti confermo anche che non è possibile. assolutamente. Incentivi tecnici interni, sì, ovviamente personale assunto Esatto, dedicato, sì, ma quello esatto, esatto. no. No, io vi devo chiedere proprio di aggregare a voi le domande perché sono tantissime. Sì, infatti. Ecco, la cosa che chiedo alla scuola quando raccoglie le domande, anche perché ne so, viene segnalato che una RTS non risponde al numero messo a disposizione agli orari stabiliti. Mandatemi anche queste segnalazioni di servizi sul territorio, almeno Ok, questa roba nostra, perché non si capisce qual è. esatto. Il discorso del CUP l'hai chiarito più volte, quindi lì Sì. mi pare che. Dei bassi d'asta, qui immagino sia edilizia scolastica, è chiaro, c'è Ci scritto che siamo, serve ormai ci per fondo siamo. opere indifferibili, anche lì, anche il fondo opere indifferibili al pari non può essere usato per varianti o peraltro, ragazzi, No, cioè no. serve per il mondo della revisione prezzi, quello è stato sbloccato. Cioè io ho diversi segnali di gente che mi dice sempre perché si è andata a gara con un livello progettuale minimal. Anzi, con un non progetto, che adesso in corso avete esigenze del più disparate, ma esigenze strutturali di rivisitazione dell'opera, cosa che non è, quei fondi non possono farlo. Quali sono tutte variazioni di progetto? Questa è tutta roba che nasce all'interno. Torniamo alle nostre, diciamo, all'inizio della verifica della Commissione europea. La storia nasce in un modo, per lei finisce in quel modo, perché quello è il target. Non è che un'opera cambia, prima facevo un palco, poi non lo faccio più. È nata così, te l'ho approvata così ai fini del PNR, così devi finire, me la devi portare a casa. Quindi anche su questo occhio, perché non si possono cambiare cose in corsa, salvo, diciamo, cose che per portare a casa l'opera dovete fare per forza, mi viene, e ne so, abbiamo avuto dei casi che a seguito, diciamo, di un controllo strutturale hanno dovuto fare una modifica strutturale proprio causata da cause di forza maggiore, come dico io. Guarda Sonia quel calcolo di 1,250 cortesemente, perché questa è una domanda che ritorna molto. Doriana, L'importo compreso. mi pare Allora, a parte il fatto che la domanda è, essendo lenti in fase di redazione e progettazione esecutiva, importo complessivo di 1,250 ipotizzo che sia importo dell'opera e finanziamento PNR di esatto. 1,250. Cioè questa è l'ipotesi alla mia, sottesa alla mia risposta. Se così fosse il calcolo è corretto perché sono 125.000 che è il 10% e quello l'avete visto anche quando avete confermato l'importo che viene stato calcolato in automatico, 125. L'importo complessivo del quadro economico deve, no, anche lì, ve l'ho già detto, l'importo complessivo del quadro economico è Esatto. 1,250 più 125. A gara ci deve andare l'importo incrementato, se no i soldi che ve li abbiamo dati a fare Esatto. servono per adeguare il quadro economico e andare a gara. E attenzione, perché questi controlli poi a campione li facciamo. Che se una cosa partiva con 100 e ti ho dato 20, la gara la devo vedere di 120. Non la posso vedere di 100. E poi Sonia, scusa, e poi il problema della determinazione delle somme a disposizione degli imprevisti che tu avevi ben chiarito e delle eventuali economie su opere collaudate per arrivare poi alla richiesta del 10% e alla conferma del 10%. Quindi la possibilità prima di guardare in casa E e poi, certo, perché ok. sì. Sì, dottoressa Gaffù, una domanda velocissima, è la città Sì. metropolitana di Firenze. Sulle varianti, allora si è capito che le risorse PNRR non possono essere utilizzate, ma se noi avessimo bisogno e utilizzassimo risorse nostre, si può fare? Sì, però voglio anche capire qual è la misura, cosa vi ha detto il Ministero, perché che tipologia di variante è, cambia il progetto, cioè le varianti in No, ogni allora, caso. la misura, la missione è sempre M4, Sì, C1, interventi 3.3. 3.3, cioè edilizia scolastica. Ok.
Secondo me ci vuole l'autorizzazione ministeriale perché l'edilizia scolastica tiene traccia di ogni variazione alle opere che sono oggetto di finanziamento. Però è ragionevole ipotizzare che se la variante 1 se la paga ed è necessaria e indispensabile per portare a termine l'opera nei termini descritti, sia approvata. Certo. Adesso, a dire la verità, diciamo, sul tema edilizia scolastica, sospeso una richiesta di Trento, che ho chiesto appuntamento alla Montesarchio, perché da quello che ho capito, nel momento in cui hanno messo il costo al metro quadro, piuttosto che la preoccupazione degli enti andare oltre al costo al metro quadro, il Ministero dell'Istruzione ha già chiarito che per il fondo opere indifferibili quell'integrazione non inficia quel costo. Però abbiamo molte richieste di soggetti che stanno dicendo: a me, per come me l'hai fatto calcolare, non mi basta, devo integrare per forza con risorse mie. Quindi è un mondo, diciamo, che mi è noto e per il quale vedrò anche il Ministero dell'Istruzione con Trento Certo. a stretto giro. Però volevo segnalare che tanti, praticamente la totalità degli interventi nostri derivano da linee di finanziamento MIUR da 855 milioni e 1 miliardo e 125 milioni, per cui non è che ci fossero particolari parametri da rispettare, se non mi sbaglio. Ok, adesso le misure sono tantissime, non me ne ricordo a memoria tutte, sinceramente, cioè a memoria tutte nel dettaglio, ho una visione macro, ma poi quando mi entrate, che ne so, banalmente, per ogni misura ha regole del gioco un po' diverse, sia per le varianti, sia per le autorizzazioni, utilizzare i bassi d'asta, sì, no. Quindi mi serve sempre missione, componente, misura e un minimo di documentazione anche da parte mia prima di farmi sbagliare. Però sarebbe importante per noi avere, diciamo, non dico una linea guida, ma un'indicazione, un vademecum su queste varianti, perché poi realmente adesso sono partiti e si stanno completando gli interventi più piccoli, ma gli interventi più grossi, che No, mi è hanno... chiaro. Allora, diciamo, è una cosa che mi Insomma, poi segno non si vede perché. che ci troviamo in difficoltà. Ok, il Il Ministero fatto delle dell'Istruzione non ha. varianti è particolarmente rilevante perché Ok. specialmente interventi di restauro o di adeguamento, insomma, aver previsto tutto è veramente Ok, difficile. allora questo me lo segno, tanto il tema dovrà essere trattato dal Ministero dell'Istruzione nei manuali, che è una parte rilevante al pari dei ribassi da darvi indicazioni, quindi lo segnalo. Bene, grazie mille. Di nulla. Francesco, io se fai Sì, raccogliere le domande ho proprio necessità di chiudere. assolutamente Sonia, grazie, grazie anche per lo sforzo che hai fatto, che non stai molto bene. Ringrazio tutti per la partecipazione. Adesso organizzeremo le altre domande per inviartele con Jacobone che si è dovuto assentare per la riunione. Ci prenotiamo prima delle vacanze, direi, per un ulteriore aggiornamento. Poi tanto Sonia, ci sentiamo perché credo che bisogna seguire ormai questo flusso di lavoro in modo costante, considerate anche le preoccupazioni che tu hai esternato e che esistono. Grazie, grazie veramente, Sonia. Grazie Grazie, a voi, grazie. buon Buon lavoro, lavoro, arrivederci. grazie. Ciao, ciao.